Gli italiani sovrastimano la quota di popolazione con meno di 14 anni e quella di immigrati. Pensano che ci siano un immigrato ogni 4 persone, mentre in realtà sono ce n'è uno per 10 persone. Questo avviene anche in altri paesi, ma la deviazione tra percezione e realtà è molto più accentuata da noi che altrove. Non sono solo pregiudizi, si tratta di vera e propria disinformazione. Diversi esperimenti dimostrano come sia possibile migliorare in modo sostanziale la cosiddetta demographic literacy degli italiani. Basta dire loro la verità. La classe dirigente del nostro paese dovrebbe essere impegnata in prima fila nel promuovere consapevolezza demografica. Chi si trova a governare con una popolazione così disinformata fa molta fatica a far accettare all'opinione pubblica le scelte difficili che la demografia ci impone. Allora, buonasera, ben ritrovati in diretta con Ring. Come ogni giovedì e venerdì puntuali alle 21, vi annunciamo subito serata particolare, tante cose, tante novità, tante notizie che commenteremo insieme. È chiaro che questo è il tema di cui si è più discusso nelle ultime 24 ore, poco meno. Lo abbiamo utilizzato all'inizio subito per scaldare il clima con l'assessore regionale al bilancio e patrimonio della regione Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli. Buonasera, ben trovata. Grazie, buonasera a voi. Perché insomma anche Tito Boeri fa i conti, eh? Sì, li fa male evidentemente. Dice che non ha ragione. No, vive evidentemente su un'altra realtà che non è quella aderente alle esigenze dei nostri cittadini, ma credo che la risposta che ha avuto modo di dare il ministro dell'interno Salvini sia la migliore che poteva dare. Allora, tra l'altro, questa sera appunto incominciamo con Barbara Zilli, dopo avremo il dibattito, nell'ultima parte torneremo sulla questione precari con l'assessore Brandi, quindi dopo la manifestazione di oggi. Domani avremo Roberto Di Piazza e Massimiliano Fedriga ospiti a Ring, quindi queste le ultime due puntate, poi ci saluteremo per un periodo. Chi le ha chiesto più soldi tra gli assessori, posso domandarle? Inevitabilmente Riccardo Riccardi, ma non perché li volesse utilizzare per il suo referato per fare chissà quale rivoluzione nella sanità, ma per sanare purtroppo il deficit del bilancio 2017. Quindi lei parla dell'assestamento di bilancio, quei 40 milioni. Sì, abbiamo destinato una somma ingente pari a 26 milioni per ripianare il deficit della sanità relativo al 2017 e anche per far fronte alla mobilità, quindi all'interno del personale per il biennio 2014-2016. È stata una scelta un po' così dolorosa e che ci è dispiaciuto fare, perché la precedente giunta regionale ci ha lasciato con questa situazione, pur potendo nell'ultima manovra prima delle elezioni di marzo destinare parte del tesoretto risparmiato da Serracchiani per la rinegoziazione del patto Padoan-Serracchiani per far fronte a queste esigenze. E la scelta discrezionale dell'amministrazione precedente è stata diversa, è stata quella di mandare i debiti avanti e quindi di lasciarli all'amministrazione che è appena entrata, utilizzando quelle risorse per cercare forse l'ultimo guizzo per guadagnare consenso con gli elettori. Però non è andata così. L'assestamento di bilancio andava in larga parte alla sanità. No? Certo, però l'occasione di ripianare questo debito la Presidente Serracchiani e la sua giunta ce l'hanno avuta, e l'hanno avuta con questi risparmi derivanti dalla rinegoziazione degli accordi finanziari con lo Stato per 120 milioni. Non destinare la quota parte di 26 al buco della sanità credo che sia un gesto irresponsabile. A questi abbiamo dovuto anche accantonare e aggiungere 10 milioni per prudenzialmente per una pretesa dello Stato che chiede alla Regione Friuli Venezia Giulia di contribuire per ragioni di finanza pubblica, nonostante noi ci gestiamo da soli la sanità ormai dalla fine degli anni 90, di garantire il livello sanitario minimo per tutto il paese. Del resto del paese. Sì. E sono i 2 miliardi nei 6 anni o sono i 950 milioni che mancano per Venezia Giulia? Secondo le stime del precedente ministro Costa, agli affari regionali, sono 20 milioni per quest'anno e le dico una cifra esorbitante di 61 per l'anno prossimo. Ah, cioè l'anno prossimo il Friuli Venezia Giulia deve dare 61 milioni al resto delle regioni per il comparto sanità. Questo sarebbe la pretesa secondo la missiva inviata dall'allora ministro Costa alla Presidente Serracchiani. La Presidente Serracchiani rispose al ministro dando atto della necessità di aprire un tavolo di confronto su questa partita, e nel contempo la regione impugnò quella disposizione della finanziaria che appunto prevedeva che nell'ottica di
risanamento, di riduzione dei costi e quindi di risparmio pubblico, anche le regioni a statuto speciale, quali la nostra, certo, dovevano. Oggi noi abbiamo, dai primi minuti nei quali appunto ci siamo insediati, assieme al Presidente Fedriga, abbiamo intavolato un importante confronto con il Governo, in particolare con il Ministro Stefani agli affari regionali, e questo confronto si sta dimostrando proficuo. Quindi lei dice, quei 60 milioni non li daremo l'anno prossimo. Io lo spero, perché sarebbe 20, un... Stiamo negoziando... No, non li abbiamo ancora dati. Noi abbiamo accantonato prudenzialmente, perché la norma dice che deve essere fatto con l'accordo della Regione. Però il ministro precedente aveva già mandato il conto della spesa alla Presidente Serracchiani. Quindi quelli sono gli importi. 20 milioni sono un sacco di soldi per un assestamento che vale 40 milioni, che viene risucchiato per più della metà, quindi per la sanità. Può capire che non diamo risposta ai nostri cittadini e che come primo atto della Giunta Fedriga siamo davvero ingessati. Stiamo lavorando però politicamente, il Presidente in primis e anch'io al suo fianco, per cercare di evitare di dover dare 20 milioni già quest'anno. Però non si può evitare di farlo, forse, no? Cioè, nel qualora senso che qualcosa dovremmo dare, ma non, lei spera, guardi, non 20 quest'anno, spero... 60 l'anno prossimo. E io spero appunto nessuna delle due, però sono fiduciosa che il nuovo governo avrà un occhio di riguardo per una regione come la nostra, che dal punto di vista dei conti rispetto alle altre regioni d'Italia gode appunto di bilanci da sempre buoni e in salute. Ecco, allora, siccome lo disse qua Federica qualche settimana fa, insomma, l'obiettivo è ridurre quella quota dei 950 milioni che, ricorda sempre, l'ho visto anche nei talk nazionali, mancano al Friuli Venezia Giulia. Certo, perché ogni anno ne perdiamo 920 milioni, 920. Sostanzialmente. Quale potrebbe essere l'obiettivo? Nella rinegoziazione che di fatto non so, che andrà... porterà il nome Fedriga, certo, però insomma curerà lei, immagino, poi. Ma io devo ringraziare il Presidente perché mi dà l'occasione di crescere professionalmente e politicamente con questa delega così complessa. E, è chiaro che da questo assessorato è possibile dare un occhio davvero a 360 gradi su tutto quello che è la regione, perché chi ha le finanze controlla e conosce tutti i movimenti e tutte le ricchezze e anche le situazioni di criticità dei nostri conti. La rinegoziazione del patto avverrà l'anno prossimo, però ci stiamo già lavorando un po'. Quindi e le pretese... Fedrigatria, no? Sì, quindi bellissimo, sarà... bellissimo. E io sono certa che da autonomisti convinti quali siamo e anche da autonomisti virtuosi quali siamo, potremo proporre al governo delle situazioni dove il principio di sussidiarietà, ovvero sia l'esercitare le competenze a livello più vicino al cittadino, che ciò che Regione Friuli Venezia Giulia vuole dimostrare di fare ancora bene, deve essere un premio per questi territori e non un motivo poi, certo, di però, ulteriore svantaggio, come abbiamo visto sulla vicenda dei 20 o dei 60 milioni. Però Tria ha detto l'altro giorno che i conti vanno tenuti in ordine, no? Certo. Quindi siete in linea con quello che si diceva prima, che si dirà per sempre. Però è vero che insomma, reddito di cittadinanza non si può fare forse insieme alla flat tax, insieme a questo, quello e quell'altro, e riducendo anche i soldini che magari arrivano dalle regioni, no? Cioè, nel momento in cui un ministero come quello del tesoro ha bisogno di soldi per fare tutte quelle cose là che sono rivoluzionarie, andare a chiedere forse di trasferire meno la Friuli-Venezia Giulia sarà complicato. Allora, intanto, anche se è un governo amico, no? Beh, chiediamo funzioni. E quindi se chiediamo le funzioni, le competenze... Cioè la regionalizzazione della scuola, per esempio. La scuola, come lei sa, le camere di commercio, tanto per iniziare, e anche la gestione del patrimonio culturale, quindi i beni culturali della nostra regione. Questo perché l'azione può essere più efficiente, visto che il centro di controllo da una parte è il cittadino, dall'altra però chi prende le decisioni è la regione. E questo è per noi fondamentale per garantire appunto trasparenza. Capire, quindi il Castello di Miramare diventa regionale? Dopo. La gestione sua, sì. Potrebbe, cioè, diventarlo. Potrebbe diventarlo. Certo, certo. Questo sarebbe nei nostri auspici, dal Castello di Miramare a tutte le altre bellissime, il patrimonio importante che la nostra regione ha e che molto spesso è inespresso, proprio perché siamo un po' lontani dal centro. L'Italia stessa è un territorio vivissimo e ricchissimo di patrimonio culturale, anche le situazioni più così ai margini si rivelano importantissime dal punto di vista archeologico, architettonico, storico, turistico e paesaggistico, e possono essere un volano importante per il nostro turismo. Quindi
non si può pensare soltanto ad Aquileia, non si può pensare soltanto a Miramare, ma a tutto ciò che è il compendio della nostra regione. Su questo ci crediamo molto. E poi ovviamente c'è un altro aspetto, ovvero sia l'importanza, questo è un aspetto molto tecnico, di poter consentire alle regioni virtuose come la nostra di utilizzare l'avanzo di bilancio. Lei sa che c'è una regola che prescrive appunto che l'avanzo non può essere utilizzato. Questo perché c'era la volontà di andare un po' a controllare la spesa delle regioni, soprattutto di quelle pazzerelle mattacchione. La nostra non lo è stato. Noi chiediamo al governo di essere così territorio un po' di studio in ordine alla possibilità di utilizzare l'avanzo senza dover poi avere questi lacci che attualmente sono previsti dal sistema. Questo autorizza la regione a fare spese importanti che possono essere utili. Di che cifra stiamo parlando? Ma guardi, l'avanzo di fatto su questo assestamento è limitatissimo, perché lei vede è una manovra a saldo zero. Però le posso dire che l'avanzo vincolato è molto importante nella nostra regione e va detto che negli anni c'è stata un contenimento importante, cioè diciamo così, una necessità di smantellare l'avanzo, perché essendo entrati nel meccanismo del pareggio noi non potremmo utilizzarlo. Quindi la giunta precedente, correttamente, devo dire che gli uffici della mia direzione sono molto preparati e bravi in questo senso, hanno cercato di smantellare il più possibile le somme in tal senso, ma noi continuiamo a produrlo perché siamo un'amministrazione efficiente. E poi per fare che cosa? Spese di investimento. Non sia lo Stato a dare le risorse alle regioni per le spese di investimento, ma consenta alle regioni virtuose di utilizzare i propri risparmi senza poi chiedere allo Stato di intervenire. Quindi non la spesa corrente, chiaramente, ma che sia spesa di investimento. Senta, partecipate? Che situazione ha trovato, me lo dice? Guardi, sto facendo un grande lavoro con gli uffici, con i collaboratori, per cercare di ricostruire tutto l'universo delle partecipate regionali, perché molto spesso i nostri cittadini non sanno neanche quali sono gli enti satellite della regione che possono dare delle risposte ai cittadini stessi. E quindi ci siamo detti in campagna elettorale, e io ovviamente intendo mettere in campo questo impegno, vediamo quali sono le società partecipate che sono strategiche, quali necessitano di una profonda rivisitazione, quali quelle che non sono più strategiche e possono anche trovare il loro destino. Penso a Friulia, penso a Insiel, penso a tante altre, a Mediocredito che sarà appunto oggetto di una cessione. No, sulla rivisitazione profonda all'interno, perché oggi dobbiamo pensare che il pubblico, per essere competitivo quando fa questo tipo di attività, deve rispondere a criteri aziendalistici. E questo non vuol dire mettere a repentaglio, visto che sono stata attaccata dai sindacati proprio in questi giorni, non significa affatto mettere a repentaglio posti di lavoro o l'efficienza, anzi significa valorizzare il lavoro delle persone che impegnano il loro tempo e le loro competenze, dare loro la possibilità di crescere professionalmente per dare risposte migliori ai cittadini. Questo è necessario, non parlo solo di risorse umane ma anche di risorse ovviamente di capitali, di macchinari. Due cose ancora flash che le chiedo. Il milione che Pierpaolo Orberti ha tolto, diciamo, dai servizi per i migranti, di cui abbiamo discusso qualche settimana fa. Sì. Lei ha in mano il bilancio, quindi dove vanno? Per il Family Day, diciamo, perché so che a Pontida ha detto questa cosa, poi Fedriga... No, il Presidente ha detto che noi non daremo mai patrocini a iniziative che non sostengano la famiglia tradizionale naturale, quella che noi abbiamo sempre sostenuto. Allora, guardi, Roberti ha già... destinato altrove. Allora, guardi, è stato fatto un lavoro molto importante assieme a lui nelle pieghe del bilancio per trovare di quell'avanzo 3 milioni di euro per poter mettere un po' di pace all'interno di quelle macchine burocratiche, di quelle gabbie che sono le UTI, e quindi riportare una sorta di parificazione fin da subito per i comuni che hanno scelto di non aderire alle UTI. E quindi abbiamo destinato 3 milioni per loro, un altro milione, che quindi tutto il mio avanzo che era rimasto è stato destinato a questa situazione, l'abbiamo devoluto alle esigenze di sicurezza dei nostri comuni per i nostri cittadini. Poi sto facendo un lavoro importante di ricerca, ma l'obiettivo è cercare di
trovare ancora qualche risorsa all'interno delle pieghe. No, all'interno delle pieghe del bilancio, e anche con l'auspicio che questi 10 milioni almeno in parte possano essere in qualche modo sbloccati per l'assestamento di fine mese, ma non ne ho ancora certezza, quindi ci dobbiamo fermare qui. Vendite, diciamo, da parte della regione, ci pensa? Ma no, questo è un altro aspetto interessante, perché il patrimonio della regione è un patrimonio che oggi eredita anche quelli che sono i beni delle province, proprio per effetto della legge Panontin sulle UTI, e non solo, è un compendio molto ampio, dove abbiamo addirittura, l'ho scoperto in questi giorni facendo dei sopralluoghi, perché per me è importante il confronto con gli amministratori, con i territori, quindi io vado a parlare con i sindaci, vado a vedere, tocco con mano quello che sono le nostre situazioni. Noi siamo proprietari, guardi, nella zona di Grado, per esempio, l'ho scoperto in questi giorni, di beni che furono della società Tre Venezie, che venne a bonificare quella zona tantissimi anni fa. Poi quei beni erano del demanio, divennero di proprietà della regione, e la maggior parte di questi sono abbandonati a loro stessi o dismessi. Quindi, cosa immagina? Immagino di poterli valorizzare, immagino di poter rendere, se sono strutture anche risalenti ma innestate in un contesto paesaggistico particolare, di poter creare in loro delle strutture ricettive. La nostra regione può investire tanto e sta investendo tanto sul cicloturismo, su questo turismo lento, per cui questi punti di ristoro, queste idee di poter anche creare dei luoghi al di là del turismo, dove poter fare un po' da raccolta per i nostri giovani, piuttosto che dare la possibilità di creare dei centri di studio, insomma c'è un mondo di cose che si possono fare. Tutto ciò che si può fare per rendere fruibili questi beni è ovviamente di nostro interesse, non vogliamo lasciarli lì abbandonati e magari anche investire risorse, perché per la sicurezza non dobbiamo farli cadere a pezzi ma non li utilizziamo. A proposito, Porto Vecchio, so che ha fatto un sopralluogo, c'è una novità? Sì, ho fatto un sopralluogo ieri l'altro, c'è una richiesta del sindaco di modificare un po' quello che era l'accordo che aveva sottoscritto, diciamo, degli spazi tra il magazzino 25 e 27, sì, 24 e 25, il magazzino 26. Sì. Io ho raccolto la richiesta del sindaco anche assieme al collega Roberti, che appunto conosceva nel dettaglio tutta questa situazione fin da quando era amministratore comunale, e ho parlato con il sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali, che ha compreso la richiesta del sindaco e la criticità. Quella parte di Porto deve essere davvero l'anticamera di un grande sviluppo per la città di Trieste e, perché no, della regione tutta. I potenziali di investimento sono immensi, il sindaco lo sa, e per questo ha fatto questa richiesta di cambio, che viene assolutamente valorizzata. Era diciamo un impegno che si era presa Deborah Serracchiani, che lì per esempio andava l'ICGB, cosa poi abbiamo letto, ha detto qui l'assessore Rossi che non ci sta, non va bene, meglio un'altra posizione, quindi voi siete in linea, siete d'accordo e... Credo che sia una proposta assolutamente condivisibile. Ovviamente io nei prossimi giorni, la prossima settimana, incontrerò anche i CGB e tutti gli altri soggetti che sono partner di questo grande progetto che vale 50 milioni di euro, perché ritengo che sia giusto confrontarci, ovviamente avere un accordo di massima tra tutti per poter dare seguito a questa richiesta. Trieste ha tanti grandi esempi nel mondo, ma penso a Genova, ma poi se ci vogliamo spostare oltre il nostro stato, pensiamo ad Amburgo, dove i porti un tempo erano visti come zone di degrado, no? Quindi zone che non erano la vetrina della città, oggi diventano la vetrina delle città sul mare, e Trieste ha questa grande possibilità, deve coglierla fino in fondo. Che risorse le ha chiesto il sindaco di piazza? Non mi ha chiesto risorse, perché insomma saranno destinate già, cioè 50 milioni per questa parte di progetto dati dal ministero, 10 milioni sono di competenza della regione, sono risorse importanti, ma sono certa che saranno ben spese. Grazie all'assessore Barbara Zilli. Noi ci vediamo ancora, visto che ha scatenato il dibattito via SMS Tito Boeri, presidente dell'INPS, sulle pensioni. Quindi quota 100, poi vi presento gli ospiti. Grazie. Grazie a te. Bene ricordare alcune delle implicazioni dell'andamento demografico sulle scelte di politica economica oggi al centro dell'agenda. Ripristinare le pensioni di anzianità significa ridurre il reddito netto dei lavoratori. In un sistema pensionistico a ripartizione come il nostro, i contributi di chi lavora servono ogni anno a pagare le pensioni di chi si è ritirato dalla vita attiva. Oggi abbiamo circa 2 pensionati per ogni 3 lavoratori. Questo rapporto è destinato a salire nei prossimi anni.
Secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, riviste recentemente a seguito della riduzione dei flussi migratori, a legislazione invariata a partire dal 2045 avremo addirittura un solo lavoratore per pensionato. Oggi un reddito pensionistico vale l'83% del salario medio. In queste condizioni, con un solo lavoratore per pensionato, 4 euro su 5 guadagnati col proprio lavoro andrebbero a pagare la pensione a chi si è ritirato dalla vita attiva. Il passaggio al sistema contributivo con regole pensionistiche meno generose serve proprio ad evitare che questo avvenga. Ma se dovessimo oggi abbassare l'età di pensionamento con prestazioni che hanno ancora una forte componente retributiva, condanneremmo i lavoratori a destinare fino a 2/3 del proprio salario al pagamento delle pensioni. Ad esempio, ripristinando le pensioni di anzianità con quota 100 o 41 anni di contributi indipendentemente dall'età, si avrebbero subito circa 750.000 pensionati in più, che diverrebbero 1 milione nel giro di pochi anni. Allora, torniamo in diretta, vi presento subito gli ospiti. Enzo, dimmi tu, da dove parto? Da dove? Da Piero e Andrea, Piero Camber e Andrea Garbin, che ancora sta microfonando gli noi ospiti. Stiamo lavorando per poter parlare, vogliamo aver voce anche sì, adesso il microfono c'è, non è detto che funzioni. No, ma scivola. Quindi, esatto. Buonasera Piero Camber, Forza Italia. Buonasera Andrea Ussai, Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti. Buonasera Massimo Amore Tuzzo, Patto per l'Autonomia, ben trovato, grazie. Buonasera. Anche a lei, da quest'altra parte, Roberto Cosolini, Partito Democratico. Buonasera a lei e ai telespettatori. È riuscito a sentire un po' l'assessore Barbarazzilli? Sì. Adesso ti racconto che cosa ci ha detto. Vi ricordo anche 340-700-6567 se volete intervenire, continuare a commentare. Ho visto che le parole di Tito Boeri hanno scatenato un dibattito appunto via SMS. Renato Knaip, CGL, buonasera. Buonasera a tutti. E ben trovato anche a lei. Allora, Ussai, cosa l'ha colpita della chiacchierata con Barbara Zilli? No, mi ha fatto piacere che parlasse delle partecipate, perché nel programma di governo non se ne parlava, è un tema fondamentale. Nella relazione della Corte dei Conti in questi anni si è parlato molto di bilancio regionale, quindi riduzione del debito fatto sia dal centro-sinistra che dal centro-destra, però si continuava a ripetere che bisogna migliorare quella che è la gestione delle partecipate, e anche il compito di vigilanza da parte della Regione, in particolare nello specifico sulle cooperative. Sappiamo quello che è successo anche qua a Trieste con le cooperative operaie e in Carnia con Copca. Il tema della vigilanza e del compito della vigilanza della Regione è un tema fondamentale che secondo me bisogna prendere a due mani e incominciare ad affrontarlo. Allora, le dico quello che ha colpito poi ovviamente sono i 20 milioni di euro chiesti per quest'anno al Friuli Venezia Giulia per aiutare le altre regioni sul fronte sanità, 60 milioni l'anno prossimo. Quindi, insomma, queste sono le cose per esempio che ha colpito, non mi sembra di aver letto negli ultimi giorni, poi è chiaro che bisogna ricontrattare col governo Lega 5 Stelle il patto finanziario. Cosa dice su questo? Allora, noi abbiamo fatto la scelta in questi anni di uscire dal Fondo Sanitario Nazionale, questo può andare bene in un periodo di crescita economica. In realtà adesso noi abbiamo le linee nazionali, quindi le detta Roma, e noi dobbiamo applicare le cose. Abbiamo una limitata autonomia sulla sanità, praticamente come le altre regioni, e è vero che abbiamo sempre chiuso i bilanci in maniera positiva delle aziende sanitarie, però a fronte di una spesa sanitaria che continua a crescere, sicuramente bisogna rivedere i patti, credo scellerati, che sono stati fatti negli anni scorsi, per portare risorse in Friuli Venezia Giulia e per avere sì l'autonomia ma anche le risorse per poterla gestire. Allora, Cosolini, di quello che abbiamo riepilogato tra l'altro, se l'era perso. Io ho sentito che l'assessore prima sottolineava come la regione, indipendentemente dall'alternarsi delle maggioranze, abbia una sua solidità. Diciamo ha ricordato così più volte questo, ecco, dei conti a posto anche della giunta precedente. Credo che sia un fatto positivo riconoscerlo, ma sia soprattutto un fatto positivo per la comunità regionale sapere che la barra di navigazione negli anni e nei quinquenni delle diverse maggioranze in ogni caso ha consentito e consente di avere una regione che può fare politiche per la sua comunità, perché ha le risorse per farla. Poi i tempi sono più difficili, le risorse sono di meno, ma certo non ci sono squilibri cui far fronte. Ora Tuzzo, condivide quello che ha detto Barbara Zilli? Cosa l'ha colpita?
Ma in effetti sono rimasto colpito da questa faccenda che lo Stato ci chiede di contribuire alla spesa sanitaria nazionale, no? Perché 20 milioni di euro e 60 per il prossimo anno, insomma, sembrano davvero cifre importanti, come se la nostra regione non avesse contribuito in misura importante, no, al tema del federalismo fiscale in questi anni. Tant'è che, insomma, una delle cose che noi crediamo sia importante portare avanti in questa legislatura è rivendicare proprio per il Friuli Venezia Giulia la possibilità di rinegoziare questo rapporto con lo Stato, che sta diventando oltremodo penalizzante. Noi, come Patto per l'Autonomia, proprio la scorsa settimana abbiamo chiesto di istituire una commissione d'inchiesta su questo tema del rapporto finanziario con lo Stato, perché il Friuli Venezia Giulia, insomma, ha un bilancio che, pur gestito appunto correttamente, facendo tutte le economie del caso, però ci ha portati a essere penalizzati in modo clamoroso. E quindi, insomma, il fatto che, guardando i numeri della Corte dei Conti, insomma, dal 2011 ci manchino all'appello quasi 6 miliardi e mezzo di euro dal bilancio della nostra regione, in insomma, 6 anni, no? No, questo vuol dire che davvero abbiamo contribuito in proporzione, in misura doppia, a quella che è la popolazione del nostro territorio. Allora, io credo che sia indispensabile oggi rinegoziare questi accordi finanziari con lo Stato, a partire dal fatto che dovremmo dire: noi la sanità ce la gestiamo da soli, cerchiamo di gestircela bene e dobbiamo essere nelle migliori condizioni di farlo. Allora, facciamo così, va bene il microfono, possiamo, dopo la pubblicità però, prometto. Sarà fatto. Allora, un minuto e dopo cerchiamo anche di capire quello che sta succedendo, ci sono novità nella giornata di oggi per quanto riguarda le parole di Salvini, un primo intervento, perché molti hanno criticato il governo, la Lega, di aver preso queste decisioni forti, per esempio sui porti, ma fino ad adesso di risorse non ce n'erano, cioè un indirizzo non c'era. Poi c'è questo decreto dignità, insomma, di cui tanto si è discusso, ma attaccato dagli imprenditori praticamente di tutta Italia, anche di questa regione, e infine le pensioni, di cui abbiamo sentito fino a poco fa ancora Tito Boeri, che quindi ha scatenato le ire di Matteo Salvini e non solo. A tra poco. Il declino demografico è un problema molto più vicino nel tempo di quanto si ritenga. Ai ritmi attuali, nell'arco di una sola legislatura, la popolazione italiana, secondo scenari relativamente pessimistici ma non inverosimili, potrebbe ridursi di circa 300.000 unità. È come se sparisse una città come Catania. Dimezzando i flussi migratori, in 5 anni perderemmo, secondo le proiezioni mediane dell'Istat, una popolazione equivalente a quella odierna di Torino. Azzerando l'immigrazione, secondo le stime di Eurostat, ci priveremmo di circa 700.000 persone con meno di 34 anni nell'arco di una legislatura. Opportuno ricordare che il nostro sistema pensionistico è in grado di reggere la sfida della longevità, almeno sin quando si manterrà l'adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita e la revisione dei coefficienti di trasformazione, ma non ha al suo interno meccanismi correttivi che permettano di compensare un calo delle coorti in ingresso nel nostro mercato del lavoro. Allora, così Tito Boeri ancora. 340-700-6567, ve lo ricordo, per intervenire. Tra l'altro lui parla di immigrati, non parla di migranti, di profughi. Chiaro che poi discute anche delle regolarizzazioni, quindi bisogna regolarizzare. Dice anche che gli italiani certi lavori non li vogliono più fare. È vero, come scriveva qualcuno, che queste cose sono state dette più volte, sempre da Boeri, in questi anni. Comunque è chiaro che adesso assumono una posizione differente nel governo. Su questo è quello che diceva Zilli. Un'informazione fasulla e fuorviante. Una cosa sono gli immigrati che lavorano a Trieste, siamo pieni di persone corrette, onestissime, abbiamo serbi, rumeni, albanesi, gente da tutto il mondo che si è perfettamente integrata con la nostra popolazione e che lavora tranquillamente e onestamente. Altro è accogliere chiunque senza nessuna forma di controllo. E ci siamo accorti che spesso quel chiunque sono persone che scappano dalle loro zone perché hanno precedenti di carattere penale. Ora è inutile che ce la raccontiamo, ma insomma tu leggi le pagine di cronaca quotidianamente e trovi il traffico di droga in mano a una certa tipo di
immigrati, trovi i furti in altri, controllati da altre bande che spesso e volentieri ormai non sono più italiane. Quindi non diciamo sciocchezze, non è che bisogna accogliere tutti. Una selezione delle persone che vengono sono i benvenuti. Ricordiamo che la Germania accoglieva soltanto i siriani che fossero cattolici e che avessero una laurea. Cioè, io capisco che si possa accogliere e va accolto. E Trieste è un esempio di accoglienza. Altra cosa è prendere, come si dice in triestino, cani e porci? No, chiedevo. No, è un modus dicendi. Sì. Cerco di recuperare il triestino. Ma no, accogliere chiunque. No? Bisogna capire chi stiamo accogliendo. Bisogna fare, scegliere quelli di cui abbiamo bisogno. Mancano badanti? Prendiamo badanti. Mancano nell'edilizia? Prendiamo nell'edilizia. Ma non è vero che poi mi si dica valeva qualche anno fa il discorso che gli italiani non fanno tutti i lavori. Ormai l'italiano cerca qualsiasi lavoro. Qualsiasi lavoro, perché c'è fame di lavori regolarmente retribuiti. Non so se parliamo solo di Roma, però io credo che questi temi riguardino anche questo territorio. Dopodiché abbiamo discusso per 20 minuti e passa con l'assessore regionale e appunto tutto ci riguarda e poi sono i temi caldi di queste ore. Parto per autonomia perché di nessuno, adesso muore Tuzzo. Interverrà e vi farà cambiare idea, via. Allora, Knaip, una cosa che ci interessa. Quello che dice Boeri è vero, parto da questa critica per esempio che arrivava negli ultimi minuti, è vero che gli italiani non vogliono più fare certe cose, primo dato. Secondo, è vero che l'immigrazione, gli immigrati che sono nel nostro paese, che lavorano nel nostro paese da tempo, pagano le pensioni? Vabbè, ma indubbiamente pagano le pensioni, i dati che ci sono molto espliciti. Si parla che annualmente il contributo che danno le lavoratrici e i lavoratori immigrati per l'INPS sono di oltre 10 miliardi, quasi 11 miliardi che vengono comunque versati e con i quali oggi si garantiscono le pensioni di chi ha la fortuna di essere in pensione, perché uno degli argomenti che bisognerà affrontare è quello soprattutto di chi oggi vive nella precarietà e rischia di avere domani una vecchiaia di povertà e quindi bisogna ragionare su come riuscire a fare in modo che questo sistema funzioni. E poi bisogna distinguere, insomma, Camber lo ha accennato in qualche modo dal suo punto di vista, ci sono due tipologie oggi di questioni che riguardano le persone che vengono da altri paesi. Noi abbiamo avuto nel nostro paese, nell'arco degli ultimi 20 anni, tutta una serie di provvedimenti che hanno regolarizzato milioni di lavoratrici e lavoratori che sono venuti da altri paesi, che hanno dato un contributo a far crescere il nostro paese. Se pensiamo a quello che è accaduto nel boom economico, quando dal meridione si trasferivano delle persone. Vedevo a Udine l'altra settimana una mostra che è stata fatta nell'occasione del 1° maggio, dove c'era uno striscione che scriveva 100.000 friulani sono immigrati negli anni 60 e 70 perché lavoro non c'era. No? Quindi c'è gente che è emigrata anche dal nostro paese, quindi bisogna in qualche modo, uno, stabilire che il problema demografico esiste. Dopo il boom economico che è stato il baby boom, oggi invece abbiamo un problema. C'è e una diminuzione. I giovani se ne vanno. No, uno, i giovani se ne vanno, ma ci sono anche meno nascite, quindi anche l'investimento in questo senso, tra virgolette, deve essere in qualche modo, il gap deve essere in qualche modo colmato. Abbiamo l'esempio della vicina Slovenia, visto che prima qualcuno in modo, diciamo io dico incivile, menzionava alcune questioni che invece sono serie e devono essere affrontate dalla politica, dal mondo imprenditoriale e dal sindacato. In Slovenia stanno calcolando, in questa fase mancano 20-30 mila lavoratori. Non sanno dove trovarli, perché una parte degli sloveni sono emigrati nel frattempo per cercare miglior fortuna dal punto di vista economico. Vari settori, per esempio da quelli più che venivano prima ricordati, l'edilizia è uno dei settori dove gli sloveni non vanno, da storicamente c'erano i cosiddetti fratelli del meridione jugoslavo all'epoca che lavoravano in Slovenia e noi ne abbiamo qui alcuni, tipo quelli che vengono da Požarevac, i serbi, che sono transitati inizialmente tra i primi immigrati venuti qui da noi, un'impresa triestina ha fatto questo tipo di ragionamento ottenendo all'epoca dal ministero, parliamo del 1965-70, in cui hanno ottenuto la possibilità di, e venivano oltre a quello lascia passare, da Capodistria venivano a lavorare qua. Poi si sono insediati, prima anche veniva ricordato che si sono integrati anche. Questo è l'altro aspetto importante, che è l'integrazione. E l'integrazione si fa anche con la reciproca conoscenza. Per quanto riguarda poi che pagano le pensioni, ho menzionato prima, noi abbiamo dei dati che sono stati dati sia dal ministero ma anche dallo stesso INPS, quindi sono dati importanti anche per quanto riguarda, prima mi ha ricordato un'altra figura importante a cui noi affidiamo i nostri
anziani, che sono le badanti o le cosiddette assistenti familiari. Oggi si parla che nel nostro territorio ci sono oltre il 52% degli immigrati formato da donne e quasi... Di che territorio stiamo parlando qui? L'Italia. Ah, l'Italia, no? 52%, quindi sono donne degli immigrati e una parte consistente, gente anche che è dal punto di vista della professionalità, una professione, e viene invece poi impiegata nelle assistenze familiari soprattutto. Quindi affidiamo anche i nostri cari a delle persone, diciamo, straniere, allora, che danno però un contributo importante. Cosolini, poi usai, ha ragione Boeri? Ma Boeri ha fornito dei dati, che sono dei dati direi difficilmente confutabili, ovvero che c'è un declino demografico in Italia che in qualche modo è stato contenuto dalla presenza di un'immigrazione. Stiamo parlando dell'immigrazione regolare, stiamo parlando delle persone che entrano con permessi, che diventano residenti, che hanno un'occupazione, no? E se guardiamo anche il dato di Trieste, ci dice che il declino demografico, che da 30 anni è una costante, è rallentato dalla presenza di un'immigrazione che evidentemente diventa un'immigrazione residente. Parliamo dei serbi, che sono parte importante del comparto dell'edilizia, non solo dell'edilizia, parliamo delle badanti provenienti da molti paesi dell'est, parliamo dei rumeni che lavorano in molti settori produttivi. Quindi questo è un dato oggettivamente incontestabile, che il lavoro di queste persone contribuisca ai flussi verso l'INPS e che questi flussi diano la cassa per pagare le pensioni di oggi, è un dato assolutamente incontestabile, non è un giudizio di valore, no. Non è nemmeno una novità. Ricordo che la legge che regola questi flussi si chiama Bossi-Fini. Ancora, certo. Tuttora si chiama, è la legge Bossi-Fini, non è la legge. Ho visto prima passare un messaggio che parlava di una legge Prodi che aveva aperto gli ingressi. No, la regolazione dei flussi di immigrati è fatta dalla legge, tuttora dalla legge Bossi-Fini. Quindi non c'è un tema di presa di posizione politica. C'è una preoccupazione che, se vogliamo, è estesa anche ad altri paesi dell'Occidente, che stanno vivendo la stessa situazione che viviamo noi. Noi forse in modo un pochino più marcato di altri, perché da noi il declino demografico è più forte. Però chiediamoci perché non si fanno figli. Perché forse quello è il problema primo. Certo. Perché? Perché negli asili nido soltanto il 50% in questa città fortunata dei bambini trovano posto. Ma perché mandare un bambino un asilo nido costa 400-500 euro al mese. È un mutuo, no? Più esatto, di un mutuo. Esatto, è un mutuo. Allora quello chiaramente ti porta, io faccio due bambini vicino e li mando tutti e due, uno al nido, alla materna si paga meno, e comincia a diventare un peso. Perché abbiamo poche agevolazioni, forse anche ci stiamo chiaramente portando al passo, per l'assistenza ai bambini, per l'aiuto scolastico, dobbiamo, se aiutassimo forse un po' di più le famiglie, cioè, no? Sicuramente ci siamo d'accordo, il bonus bebè che un anno di agevolazioni e servizi da questo punto di il vista, il bonus bebè arriva, ciò che aiuti le famiglie. Ogni anno non sai se ti arriva il bonus bebè, che poi sono che spiega, 1000 euro di pannolini. Che spiega una parte di questo fenomeno. Si paga l'IVA sui pannolini come se fosse un bene di lusso, poco via. Queste sono le cose che secondo me andrebbero assestate prima, e dopo possiamo parlare che si fanno pochi figli. Oggi c'è precarietà sul lavoro, si accetta qualsiasi lavoro, ma non ce n'è il lavoro troppo. È chiaro che una famiglia, prima di affrontare una ulteriore gravidanza, ci pensa non una, ma 127 volte. Allora, lo sai? Ma io condivido... Cioè, diciamo, Di Maio ha difeso il ruolo di Tito Boeri, e resterà fino al 2019, scadenza naturale, poi lì si deciderà. No, invece da Salvini è arrivato un attacco duro, quindi insomma, questo è anche un tema che diventa poi politico. Ma non so, però stiamo sui numeri. Tito Boeri ha citato i numeri. Io quello che posso dire personalmente, ma penso anche come linea del Movimento 5 Stelle, è che non può essere l'immigrazione l'unica politica che possiamo fare per la denatalità. Anzi, io apprezzo le parole che ha appena detto il consigliere Camber e spero che anche a livello nazionale, visto che nel programma del Movimento 5 Stelle e della Lega, il famoso patto di governo per il cambiamento, c'è una forte politica per la famiglia e per la natalità, con l'azzeramento dell'IVA sui prodotti neonatali per l'infanzia, con il miglioramento di quello che è l'aiuto per la conciliazione tra tempi lavoro
e quelli della famiglia, ci sono tutta una serie di azioni per rilanciare la natalità, quello che in questi anni ha fatto la Francia e che l'Italia purtroppo non ha fatto. Noi abbiamo fatto degli spot, tra l'altro c'era un bonus bebè a livello regionale che poi è stato tolto dalla giunta Serracchiani, poi alla fine in campagna elettorale ha detto no, lo rimettiamo e anzi aumentiamo gli anni, per cui c'è una politica così a singhiozzo, non strutturata e che non sostiene le famiglie. Se le famiglie non sono sostenute, se l'economia non va avanti, è logico che poi alla fine, non avendo la sicurezza, poi uno non si mette su a far figli, a comprare casa e a mettere su famiglia, insomma. Credo che anche il decreto dignità, che in qualche modo mette al centro di nuovo i lavoratori e cerca di avvantaggiare un po' quelli che sono i contratti a tempo determinato, rendendo più svantaggiosi quelli a tempo determinato, vada in quella direzione di dare maggior sicurezza e tutele ai lavoratori. E quindi non è contro le imprese, è per cercare di, in questi anni spesso si è messo contro chi dà lavoro e chi lavora. Secondo noi devono vincere tutti, deve rivincere la società in cui gli imprenditori si sono arrabbiati, quindi vuol dire che qua secondo me parleremo di precariato, sì, e dopo ne parleremo e capiremo invece che brutta questa operazione dei 24 mesi anziché i 36. Quanta, cioè, aver ridotto il massimo, quanta gente resterà in strada? A 4 rinnovi fino ad arrivare a 24 mesi, non più 36 per i contratti a tempo determinato. Perché dice Camber così? E poi ma ti facciamo l'esempio del precariato nelle scuole, le categorie A, B, C, di cui parleremo penso più tardi. Oggi cerchiamo di stabilizzare chi ha fatto già i 36 mesi, ma da domani nessuno farà più di 24 mesi. Faranno fare 23 mesi di precariato nella scuola e poi vanno a casa e subentrano altri. Cioè stiamo limitando invece la possibilità di lavorare. Sì, ma il precariato crea anche il problema della scarsa natalità, perché se soprattutto giovani non hanno delle garanzie di avere un lavoro a tempo indeterminato, in quel caso non faranno figli. In che modo vanno a fare un mutuo o si impegnano a mettere su famiglia? Diventa difficile. Giusto, quindi noi abbiamo criticato anche Boeri su diverse questioni, perché diciamo poteva parlare anche di quello che oggi l'INPS non dà come servizi ai cittadini, no? Perché l'INPS, abbiamo visto anche qua a Trieste, sono dei problemi non dovuti dai dipendenti, ma perché chi dirige a livello anche nazionale non sta facendo. Ecco, vogliamo parlare della MIA, della SIA, esatto, della REI, sì, no, di quella vergogna che però, non si capisce perché l'INPS blocca, ma lo stesso Boeri, e non dà le famiglie che hanno Boeri bisogno. È in contraddizione quando critica possibili modifiche, che noi auspichiamo anche radicali, di quello che è il Job Act e quello che è la legge Fornero, perché quella darebbe la possibilità, la stura a dei giovani di poter essere inseriti, perché qualcuno... Cioè sbaglia Boeri a criticare la Fornero, quota 100? Certo, ma non solo la quota 100. Lui dice non va cambiata la legge Fornero. Sì, noi diciamo invece che deve essere cambiata, perché oggi sta creando il problema che non ci sono, non c'è il turnover, non c'è la possibilità di fare in modo che i giovani, donne e uomini, vadano a lavorare. Questo è un primo aspetto, ma noi siamo dell'avviso che già la Fornero ha limitato in modo proprio ma ingiusto, perché sta colpendo soprattutto lavoratrici e lavoratori con anni e anni di contributi, gente che corre dietro la pensione perché non riesce mai ad arrivare al numero che viene di volta in volta cambiato. Noi credo una parte qua abbiamo una certa età, quando abbiamo iniziato erano i famosi 35 anni, poi sono arrivati 40, poi erano 41. Anche 14 anni 6 mesi. Ma quelli per fortuna 19 6 mesi. Quelli per fortuna, sono stati tolti, ecco. Ma però invece uno che lavora 40 anni, una vita seria, quindi teniamo presente che la precarietà, che continuerà purtroppo ad esserci, perché se questo è l'andazzo, rischia di creare generazioni di poveri che non avranno. Oggi ci sono i nonni che stanno mantenendo i nipoti, domani non so come chi manterrà gli uni o gli altri. Usai? No, io vorrei ribadire, nel 2017 l'84% dei contratti sono stati contratti a termine, cioè c'è stato un abuso del contratto a tempo determinato, e quindi queste storture vanno tolte, perché se uno ha una prospettiva di lavoro non è possibile che si veda rinnovare anche senza una giustificazione, perché in realtà si poteva rinnovare il contratto a tempo determinato per 3 anni, adesso si può rinnovare per 2, ma dopo il primo anno deve esserci una giusta causa, perché sennò c'è un abuso e c'è una mancanza di stabilità che poi deprime anche quelli che sono i consumi, perché se uno... E poi giustamente è stato detto, c'è il fenomeno di lavoratori poveri, cioè adesso viene considerato lavoratore anche uno che lavora un giorno alla settimana e non può andare dal comune a chiedere un aiuto.
perché ci sono i contratti a chiamata, i contratti a termine, ci sono un sacco di tipi di contratti che non tutelano il lavoratore e chiamiamo lavoro quello che non, lavoro non è, quello che è sfruttamento, quello che è utilizzo della persona come un oggetto. E invece... Non pensi che questo favorirà, chiedo scusa, il nero e le cooperative? Assolutamente. Da una parte, no. Voglio dire, il fattorino che oggi porta il pacco, che io lo devo assumere dopo i, riders, però, i famosi rider, che io li devo, che io, insomma, che, allora, chi, che la, dopo li devi questo... assumere dopo 24 mesi, a quel punto cosa fai? Prendi una cooperativa e dici cooperativa fate voi, il primo che sia male in cooperativa viene sostituito, è il primo sistema, il secondo il lavoro viene fatto in nero, no? Guarda, perché se non c'è, allora, il precariato qui... serve perché il mercato è flessibile, il mercato è elastico. Allora, intanto questo è un primo passo. L'ha ribadito anche Luigi Di Maio, è un primo passo per cercare di promuovere delle assunzioni stabili. Dopodiché il secondo passaggio sarà quello di abbassare il costo del lavoro e quindi noi non siamo contro le imprese, anzi siamo al fianco delle imprese. Io lo ricordo, anche abbiamo deciso di restituire parte del nostro stipendio proprio per le piccole e medie imprese che sono la colonna portante dell'economia italiana e anche della nostra regione. Per cui bisognerà semplificare il lavoro delle imprese e in questo decreto ci sono anche delle semplificazioni, semplificare gli adempimenti, però bisogna riconoscere che anche la legge, il Jobs Act di Renzi ha avuto delle strutture, perché ho un minimo di flessibilità, naturalmente ci deve essere, però approfittare e abusare di alcuni tipi di contratti, questo no. Allora, Toio, avevi preparato il servizio di confartigianato, allora lo possiamo vedere, perché appunto mentre i sindacati, li sentiremo poi anche domani, insomma oggi abbiamo fatto alcuni approfondimenti, di fatto promuovono questo decreto dignità, ecco, imprenditori, piccoli imprenditori, sapete, oppure Confindustria, ecco, a livello nazionale, non solo, lo boccia in toto. Sentiamo Confartigianato. Percepiamo con assoluta perplessità questo atto legislativo e in questi due giorni abbiamo ricevuto da parte di imprese solamente un segnale, ecco, di stupore per il primo atto legislativo che di dignità, onestamente, per le imprese non ne vediamo moltissima. Altro che dignità, tuona la Confartigianato Trieste. Aumenta la burocrazia e di pari passo si incrementano i costi. Il decreto dignità approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro Di Maio ha riempito di perplessità la Confartigianato Giuliana, che ha analizzato l'atto legislativo trovando più grane che benefici. Burocrazia innanzitutto. Oggidì, per avere un contratto di lavoro a termine e per poter prorogarlo io dovrò fare molta più burocrazia rispetto a prima. Ma c'è una castrazione dei tempi. Mentre prima potevo utilizzare il lavoratore fino a 36 mesi, adesso l'hanno portato a 24 mensilità, quindi in realtà un anno in meno, ma per fare una proroga, anche dalla prima proroga, io devo motivare molto bene, in maniera molto burocratizzata, il perché prorogo questo lavoratore. Quindi abbiamo introdotto, onestamente, burocrazia. Quindi i costi dati dall'introduzione di un aumento della tassazione sul rinnovo dei contratti a termine. Il rinnovo di un contratto a termine è penalizzante per l'impresa, perché c'è un 0,5% in più che io devo pagare di tassazione e non si comprende il perché. Un ragionamento di base: la piccola impresa vive di risorse umane, quindi gli operai e gli impiegati sono assolutamente necessari per le piccole realtà produttive. Il datore di lavoro impegna tempo e risorse per formare e vuole tenersi stretto quel lavoratore. Ovviamente è una scommessa contro il tempo sapere se avrò lavoro fra 1 o 2 anni. E oggi di poter contare su una risorsa a tempo determinato ritengo sia fondamentale per l'impresa, ma anche per il lavoratore, perché percepisce uno stipendio, non dimentichiamolo, durante il tempo di permanenza in impresa. Andate a vedere le case di riposo, le assistenti sono tutte straniere, le nostre ragazze italiane a spasso, una vergogna. Ma è lì anche una scelta, diciamo, non perché queste ragazze, insomma, però dobbiamo anche essere onesti, non perché queste ragazze abbiano chiesto quel posto di lavoro e certo è successo anche questo e non gliel'abbiano dato, insomma negli anni si è costruita questo ricambio, cioè, c'è in sanità, c'è in altre cose, no? Anche per esempio con i medici nostri che mancano in alcuni settori, per esempio in Veneto mancano i tecnici radiologi, cioè, questo è un errore di programmazione a livello nazionale, Però insomma, per rispondere per questo sms, allora c'è un altro dato, poi vorrei sentire quindi Morettuzzo e Knaip. Oggi dicevamo con alcuni colleghi che il problema sarà poi eventualmente la causa, cioè nel momento in cui noi scriviamo questa famosa causale, ti rinnovo il contratto perché, ma te lo scrivo il motivo per cui te lo rinnovo, per picchi di lavoro. Sostituzione, no? Maternità.
Sì, la maternità, picchi di lavoro magari, sì, si dice. Tipico. Poi il lavoratore va là e dice, aspetti Knaip, non se è vero, il lavoratore va là e dice, sì, ma attenzione, faccio lo stesso lavoro di prima, e allora può innestarsi poi una causa, no? Quindi lavoratore che fa causa al datore di lavoro, e a quel punto se c'è una causa la vince, diventa lavoro a tempo indeterminato. Forse è su questo che gli imprenditori hanno più paura, no? Nel pubblico non c'hai l'obbligo di assunzione, eh? Nel privato hai l'obbligo di assunzione, nel pubblico si paga, il pubblico paga una sanzione. Cioè, quindi io imprenditore sono costretto a scrivere una cosa, la causale, ti devo rinnovare il contratto perché mi servi, poi ti scrivo quella causale, se la causale non viene rispettata, diciamo, nella quotidianità dell'occupazione per cui mi serve quel lavoratore, il lavoratore poi alla fine del tempo determinato può addirittura farmi causa, ha ragione, e diventa un tempo indeterminato. Forse è questo che spaventa gli imprenditori? Ma guardi, le rispondo da imprenditore prima che consigliere regionale, nel senso che io sono prestato appunto a questo mestiere di consigliere regionale, però settore dei servizi per l'edilizia, ho una quindicina di dipendenti in zona industriale a Udine, quindi settore dell'edilizia che non è proprio il settore più fiorente in questi ultimi anni. Quanti italiani ha? Tutti italiani, però... Vorrei fare questa domanda. No, guardi, non sono proprio la persona che in questo senso si fa degli scrupoli o dei pregiudizi, anzi... Però da imprenditore dico che la precarietà non è un valore. Non credo che sia la possibilità di aumentare il tasso di precarietà che mette gli imprenditori nelle condizioni di fare bene il loro lavoro. Io credo che quando un imprenditore ha la possibilità di avere dei dipendenti, del personale, dei collaboratori adeguati, in grado di fare il loro mestiere, formati, se li tiene stretti, e sei un bravo imprenditore in grado di capire dopo un periodo di prova, dopo un rinnovo, due, se ci sono le condizioni per fare un'assunzione. Io credo che il tema non sia un gioco al ribasso, no? Non credo che la competitività delle nostre imprese si giochi sul costo del lavoro, si giochi su appunto un tema di andare verso una quantità più che qualità, no? Ci sarà sempre qualcuno più es di noi che sarà in grado di avere condizioni più favorevoli. Io credo invece che l'impresa oggi deve essere messa nelle condizioni di fare il suo mestiere di imprenditore avendo un contesto favorevole, avendo delle condizioni per lo sviluppo. E io credo che questo nella nostra regione sia oggi il vero tasto dolente. Il fatto che i contratti a tempo indeterminato nel 2017 siano diminuiti rispetto al 2016 dell'8% non è un dato positivo per il mondo dell'impresa. Il fatto che la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, quindi in posti fissi, quelli che ti permettono di avere il mutuo con la banca per le giovani coppie, siano diminuiti di quasi il 23% lo scorso anno, non è un dato positivo neanche per il mondo dell'impresa. E io credo che la nostra regione in questo senso sia stata più penalizzata rispetto ad altre, perché se andiamo a vedere quello che è successo negli ultimi 10 anni in Friuli Venezia Giulia rispetto al resto del nord-est o anche al resto del paese, vediamo che qui la crisi ha colpito in modo molto più forte, che qui il PIL è diminuito del 8,5%, mentre quasi 2 punti in più, insomma, di diminuzione rispetto al resto della media nazionale, no? Il fatto che qui i giovani emigrano all'estero quasi il doppio rispetto a quello che succede in Italia, il tasso di emigrazione giovanile del 14% rispetto all'8% della media nazionale. Ecco, io credo che quelli siano i dati su cui dobbiamo lavorare. E c'è anche una, credo, spinta importante oggi che dobbiamo avere a capire perché è successo questo. Perché il Friuli Venezia Giulia ha visto picchiare la crisi molto più che da altre parti d'Italia. E io credo che, tornando al punto iniziale, anche all'intervista dell'assessore Barbara Zilli, la nostra regione è stata penalizzata in modo molto più forte rispetto ad altre. Gli investimenti pubblici qua sono dimezzati nell'arco degli ultimi 10 anni. No? La possibilità, ad esempio, nel settore dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche di avere degli investimenti che muovono anche capitali privati da noi è stata stroncata. Allora io credo che su questo si debba lavorare, sicuramente lavorare sul tema della sburocratizzazione, però le imprese si agevolano mettendole nelle condizioni di fare il loro lavoro. Il precariato è un'altra cosa. Allora, dopo la pubblicità, la replica degli altri ospiti, ci vediamo tra pochissimo. I soldi dei cittadini non possono essere utilizzati per fare propaganda perché qualcuno vuole dire che un bambino non ha diritto di avere un papà e una mamma. Il Friuli Venezia Giulia tutela e difende la famiglia naturale e mai darà il patrocinio ai vari gay pride. Diamo il patrocinio al Family Day, a chi difende i più piccoli.
Parole decise e inequivocabili, quelle espresse ieri alla festa nazionale della Lega a Pontida da parte del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Nessun euro speso per una propaganda non condivisa. Il Friuli Venezia Giulia tutela e difende la famiglia tradizionale, per questo mai verrà dato il patrocinio ai vari gay pride, bensì al Family Day. Frasi che denotano una difesa a spada tratta della famiglia tradizionale, riaprendo un fronte di cui già in passato non sono mancate polemiche tra le diverse fazioni politiche. È inaccettabile che per il desiderio di qualche adulto si neghino i diritti dei bambini. Fedriga ha poi parlato di immigrazione, in primis attaccando le scelte di Deborah Serracchiani e il PD in generale, poi rilanciando il proprio impegno che è partito con un netto ridimensionamento dei fondi per l'accoglienza. Infine l'elogio per quanto sta facendo il ministro Salvini. Ci siamo subito impegnati ad andare contro le varie misure che Serracchiani e compagni avevano messo in campo per tutelare gli immigrati clandestini. Già con la seconda giunta abbiamo tagliato 1,5 milioni di euro che andavano agli immigrati clandestini. E adesso devo ringraziare ovviamente il governo e il ministro Salvini, che subito ha dato disponibilità a mettere in campo tutte le misure necessarie per tutelare il nostro paese. Pensate che in Friuli Venezia Giulia noi non abbiamo i barconi. Abbiamo immigrati clandestini che passano attraverso altri paesi europei, afghani e pakistani. Ed è inaccettabile che Francia, Austria, Croazia, Slovenia, Spagna non li facciano uscire e passare magari dall'Italia al loro paese, mentre noi prendevamo tutti. Così dunque il presidente della regione Massimiliano Fedriga, domenica a Pontida. Knaipi, quel che dicevamo prima? Sì, no, noi abbiamo come organizzazione sindacale dato un giudizio, diciamo così, sufficientemente positivo a questo decreto che viene definito di dignità, perché questo è quello che oggi manca al nostro paese nei confronti delle lavoratrici e lavoratori, la dignità. E la precarietà è il contrario di questo. Ci sono degli interventi che noi auspicavamo da tempo, speravamo anche i precedenti governi lo facessero, non l'hanno fatto. Andare ad intervenire sui motivi per cui oggi si assumono le persone a tempo determinato, una volta erano molto chiari. Erano cose palesi, semplici, la maternità, l'infortunio di un lavoratore o una lavoratrice, la malattia lunga, erano motivazioni, oppure picchi di lavoro come nel porto per esempio, che in qualche modo oggi vengono sopperiti con un altro strumento, ma da altre parti... Aspetti, evidentemente questo non ci ha seguito, l'abbiamo detto all'inizio della puntata, lo abbiamo annunciato nei telegiornali tutto il giorno, fra poco sarà qui Angela Brandi proprio per parlare della scuola dei precari. Così. No, dicevo appunto che... il fatto di aver liberalizzato per qualsiasi motivo, o neanche motivare il motivo per assumere persone a tempo determinato, per noi è stato un grave errore. Adesso si sta recuperando. Noi auspicavamo che la modifica partisse dall'inizio, perché se un'azienda ha bisogno di assumere anche provvisoriamente, poi prova il lavoratore, anche perché il periodo di un contratto a tempo determinato può essere un modo anche per tastare se il lavoratore o la lavoratrice ha quelle caratteristiche che l'azienda, di cui l'azienda ha bisogno. Ma poi bisogna finirla, perché noi come organizzazione sindacale abbiamo inteso anche l'altro anno, abbiamo raccolto milioni di firme e ci siamo già incontrati con la nuova, con le nuove formazioni che oggi formano il Parlamento, per presentare la nostra proposta di nuovo statuto, dove sono previste, parlo solo di questo argomento, 5 tipologie di assunzione. Una, la primaria a tempo determinato, indeterminato. Poi il determinato, ovviamente l'apprendistato, che è la forma per far entrare anche i giovani nel mondo del lavoro, quindi attraverso un percorso di formazione e lavoro, non quello della buona scuola, ma dell'apprendistato, che è un'altra questione. Il discorso del somministrato, perché quando qualcuno ha bisogno può utilizzare attraverso le agenzie di lavoro, prendere lavoratori anche una giornata se serve, ovviamente gente che deve essere formata, e poi c'è quello occasionale, gli ex voucher, che noi anche abbiamo criticato la scelta fatta all'epoca, perché si è passato da un estremo all'altro senza lasciare, diciamo così, un margine, diciamo, di flessibilità maggiore. Oggi ci sono due tipologie anche di questo tipo di voucher, quelli per la famiglia che hanno un senso e poi quello per le imprese. Noi riteniamo che quindi queste 5 tipologie di rapporto di lavoro servono più che sufficienti. Oggi sono più di 40, dai ragazzi a squillo, tra virgolette, o gli ultimi rider attraverso... Cioè sono 40 quelli, tipi di... 40 tipi di rapporti di lavoro che possono essere istaurati. Voi dite 5. Noi diciamo 5, e questa è una cosa, come dire, che nei paesi, diciamo, tra virgolette, civilizzati è una cosa normale, e credo che anche gli imprenditori hanno bisogno di maggior chiarezza. Cosa dice Moratuzzo? Sì. Ma sì, ripeto, oggi ci sono comunque, no, tanti strumenti a disposizione degli imprenditori per strutturare, insomma, dei rapporti di lavoro nelle forme più diverse.
Chiaro è che il tema che oggi è un grosso ostacolo, al di là delle tipologie di contratto in sé, che ripeto sono forse anche troppe, è la burocrazia che ci sta dietro, no? E le tempistiche che anche la macchina pubblica detta rispetto all'attivazione di alcune forme. Ad esempio i tirocini People, che sono stati comunque, io credo, uno strumento interessante, no? Che sono stati utilizzati, però molto spesso hanno delle tempistiche che sono incompatibili con i tempi dell'impresa, perché se un'azienda, per far partire un ragazzo che è magari appunto appena finito il ciclo scolastico, deve attendere 6 mesi, in 6 mesi oggi il mercato è talmente variabile che le condizioni magari cambiano, no? E quindi è difficilmente, insomma, quello strumento utilizzabile. E lo stesso vale per certe forme di incentivi rispetto ad esempio al tema dell'innovazione, no? Nel mio caso, ad esempio, a fronte di una richiesta per proprio un progetto di innovazione anche piccolo, è passato più di un anno per avere la risposta sul tema dell'innovazione. Allora, l'innovazione di per sé è qualcosa di talmente veloce che non ti permette di aspettare un anno. Allora, su quello dobbiamo lavorare. Io credo che su quello sia indispensabile oggi davvero fare un salto di qualità. Torno a quella domanda che le ho fatto prima. Scusi, Kneip, tutti italiani sui dipendenti. Sì. È un lavoro duro, no? No, ma allora, non siamo impresa edile, siamo servizi per edilizia, quindi gru, escavatori, eccetera. Però... da noi, ad esempio, tutti sono a tempo indeterminato, no? Le uniche forme, insomma, di, come credo sia corretto che sia, insomma, no? Di precarietà, chiamiamole così, sono quelle di inizio, per cui chi termina la scuola, sono dei ragazzi giovani... Mi fai rivedere quel messaggio? Prego. No? Che hanno un periodo iniziale dove effettivamente, no, c'è un periodo di prova sia per il lavoratore che per l'azienda, come nelle cose, poi alcuni sono portati per quel lavoro, altri meno, no? E sicuramente poi... ci sono le condizioni per andare avanti. Gli italiani non fanno i lavori umili perché sottopagati, mentre l'extracomunitario va bene percepire 5 euro l'ora. Non credo che l'extracomunitario vada bene, però è chiaro che almeno trova un'occupazione. Ti chiedo più piano, Paola, perché sennò riusciamo a leggerli, so che sono tantissimi, ma... No, insomma, ci sono tanti stereotipi, no, su questo tema che vanno decostruiti, no? Oggi è... credo che le cose vadano affrontate in modo serio, no? Sicuramente c'è un percepito per cui anche tanta parte della popolazione è esasperata rispetto a questi temi, anche perché sono stati gestiti male negli ultimi anni, e credo ci sia una responsabilità forte. Questo, Kneip, le badanti sono straniere perché costano meno, così come i clandestini che raccolgono pomodori a 50 centesimi l'ora, gli italiani certo che non vanno. Sì, ma chi li Puglia, utilizza? No? Chi utilizza queste persone? Chi li utilizza? C'è un imprenditore. C'è qualcuno dietro, sicuramente non è lui, no, da questo punto di vista. Ho scoperto che non è uno di tutti. No, ma però ecco, una delle questioni importanti che venivano sottolineate è questa, anche la tempestività in cui un'azienda che ha bisogno di innovare, quindi adesso abbiamo la famosa discorso dell'industria 4.0, quindi c'è la digitalizzazione, io seguo i fondi interprofessionali, anche lì c'è una cosa assurda: gli enti di formazione vanno, interloquiscono con le aziende esprimono necessità per formare il proprio personale, lo che arriva dopo 6, 8, 10 mesi, sì. Cioè quando invece l'esigenza è impellente, e in questo caso ci sono dei fondi che danno un contributo, ma però arrivano in ritardo, mentre la necessità di essere, tra virgolette, concorrenziali e immediate, non invece fra 8 mesi. Comunque... Io credo che questo, scusa se posso, che abbia a che fare anche con l'idea di modello di sviluppo che abbiamo in testa, no? Cioè, quando dicevo prima che c'è sempre qualcuno più a est di noi, intendo dire il fatto che comunque il livello di competitività delle nostre aziende si basa anche su quella che viene definita la valorizzazione del capitale territoriale. Cioè il fatto che un'azienda che vive, lavora in Friuli Venezia Giulia ha delle reti di territorio, certo, che hanno a che fare con la coesione sociale, con la nostra storia, con la nostra cultura, con le diversità. L'ex assessore regionale al lavoro e alla formazione potrebbe dirci qualcosa dell'esperienza che ha avuto in quel periodo. Anche rispetto, no, all'attrazione degli investimenti, ci ricordiamo quello che è successo nei decenni scorsi, quando aziende, per citarne una, come la De'Longhi, venivano, no, incentivate per insediarsi, ad esempio, nella zona della Carnia, prendono gli incentivi e poi se ne vanno, perché ecco, non c'è un legame con il territorio. Così, così adesso mi fa felice Ussai. Allora, Cosolini voleva giustamente tirato in ballo, poi Camber che voleva... Io credo che su questo tema, che è il tema di assicurare la stabilità del lavoro e contemporaneamente la flessibilità delle imprese, perché senza un minimo di flessibilità le imprese non assumono, i punti di equilibrio sono punti di equilibrio molto delicati. No, e quindi credo che i provvedimenti vanno giudicati per gli effetti che producono. Allora, se questo provvedimento del governo, che personalmente mi lascia molte perplessità, dovesse produrre un effetto di incremento dell'occupazione stabile e regolare, tanto di cappello. Se all'opposto
dovesse però produrre... è Di Maio, il ministro Di Maio, che dice che il milione di posti di lavoro del Jobs Act non c'è, dice che è un record, ma di guardi, precariato, cioè quindi poi le analisi... 3 milioni in Jobs Act. Ma guardi, adesso, adesso per chi governa è finito il tempo degli annunci o dei commenti su chi governava prima, no? È arrivato il tempo di fare provvedimenti e dimostrare gli effetti dei provvedimenti. Allora, ripeto, questo provvedimento porterà a un incremento dell'occupazione stabile, tanto di cappello. Questo provvedimento porterà invece ad un disincentivo a creare posti di lavoro da parte delle imprese, ad un ricorso a forme di lavoro spurio, esternalizzazioni, perché poi dopo 12-24 mesi non posso confermare, non lo confermo, ne prendo un altro, no? Certo. Ne prendo un altro e si ricomincia il giro. No? E si ricomincia il giro. Se invece non porterà a questo risultato, e io ho qualche preoccupazione. Non ho capito questo punto. I 3 milioni cos'erano? No, l'ultimo dato del record di quanti sono oggi i contratti a tempo determinato: 3 milioni. Perché una volta che sono finiti gli incentivi del Job Act che dava chi assumeva a tempo indeterminato, sono finiti e oggi la gente viene assunta a tempo determinato. Comunque vorrei ricordare che oggi il lavoro viene accettato e come. Io conosco badanti che prendono 20 euro per fare dalle 8 di sera alle 8 di mattina, italiane. Ma meno... non sono in regola però. Certo, ma è questo il discorso base. Cioè, non c'è un noi contratto. Abbiamo in questo momento, mettendo tutti questi paletti ulteriori, stiamo rischiando di accelerare ancora di più il ricorso al nero. È chiaro che un italiano non lavora 0,50 per la raccolta delle fragole nei campi, ma è chiaro che innanzitutto che c'è un italiano che li sfrutta. Chiedo scusa, ma questa è la base, no? Cioè, certo. C'è un italiano che li sfrutta ed è lavoro nero, ma non è così che lo tiriamo fuori. E dico qua, apriamo ancora un terzo capitolo di cui si parla un po' meno, la flat tax che faceva parte del programma della coalizione di centro-destra, forse se mi tagli veramente le tasse, forse sono anch'io tentato a mettermi in regola. Chi di noi ha la siamo a Trieste, ma non è che ce la meniamo e ce la raccontiamo. La metà di noi c'ha la domestica in nero, la badante in nero, perché non paghi? Se tu mi dessi una forma di tassazione agevolata, eccetera, io sono convinto che tutto questo nero verrebbe fuori, uscirebbe, si pagherebbero le tasse, tutti pagherebbero un po' di più, però per avere una vita più serena per loro e per chi sfruttano sul posto di lavoro. Il presidente Fico ha un'amica invece, non ha no, Fico di famiglia. Non c'è, no, scherziamo, no, scherzo, no, no, polemica no, di qualche tempo no, fa. No, viene a trovarli allora. Ogni giorno a stirare dalle ore alle ore, ma quella è un'altra storia. Allora, ultimo flash perdonato. Davvero. Poi vi faccio sentire invece Salvini, perché una novità c'è, ci sono dei soldi per la prima volta in un intervento delle ultime settimane da parte del Ministero dell'Interno. Le delocalizzazioni, quello che poi esatto. In parte ha citato, insomma, esatto, di fa. Però esatto. No, la De Longhi si sposta da qua ma se ne va da un'altra parte in Italia, quello no. Allora, o solo per chi va all'estero? Per chi va all'estero... Dopo aver ricevuto incentivi dal nostro governo. Se uno, perché sono molti, adesso abbiamo parlato di una parte del decreto di dignità. Sono molti i punti e anche importanti. Uno è quello... stop ai imprenditori, cioè gli imprenditori che prendono soldi dallo Stato per poi andare all'estero e in questo caso devono restituire tutti i contributi ricevuti, compreso gli interessi. Se poi uno non va in Europa, prima, questo, ma va... No. Se poi uno prende... Come succedeva prima? Prende, cioè? Molti contributi sono vincolati ad un mantenimento dell'investimento per un certo numero di anni. Dipende come fai il bando, giustamente. Esatto, non è che non esistesse prima. No, molti incentivi regionali erano legati... Adesso parliamo della prima casa. Allora, no, stiamo parlando delle imprese. Stiamo parlando degli incentivi alle imprese per investimenti che erano vincolati alla durata dell'investimento. Ci sono sia vincoli di destinazioni, sono innumerevoli i vincoli anche di destinazione, magari dati. Questo qui varrà per tutte le imprese che ricevono contributi. Per tutte. Se uno va in Europa deve restituire il contributo più gli interessi, se uno va fuori dall'Unione Europea ha una sanzione che può arrivare fino a 4 volte l'importo ricevuto. Dopodiché non può licenziare entro 5 anni.
se il Censa dipendenti entro 5 anni deve restituire come contributo. Ma stava dentro nei bandi. Io volevo aggiungere però facile. Un tema molto importante, che è quello della pubblicità sul gioco d'azzardo. Un tema a me molto caro. Sì. Tra l'altro, nella scorsa legislatura mi era stata approvata nel 2016 una mozione votata all'unanimità da parte del Consiglio regionale per impegnare il governo a votare una legge di contrasto al gioco d'azzardo e che tolga qualsiasi tipo di pubblicità al gioco d'azzardo. Eventualmente centrodestra e centrosinistra baravano, perché poi nulla è stato fatto anche a livello nazionale. Io quasi giornalmente ricevo telefonate è stata votata ed è un provvedimento chiesto da anni da parte delle famiglie di chi soffre di ludopatia, certo. E finalmente arriva in Parlamento il divieto totale sia sui giornali che su internet. Questa cosa qua per tutto tranne la lotteria nazionale, credo. Quindi cioè quella del 6 gennaio, diciamo. Sì, esatto. Però per Gratta e Vinci quindi sono inclusi in questo intervento. Sì, non okay. Deve essere. Allora, voglio farvi vedere un'altra cosa. Soldi, visto che discutevamo di soldi, ne mette per la prima volta, almeno così ci risulta, Matteo Salvini. Salvini rimpatri, lo dico per la regia. Ecco, sentiamolo oggi. Proveremo a trovare altre risorse per i rimpatri volontari, sia dall'Italia nei paesi di provenienza, sia dalla Libia nei paesi di provenienza. Vi dico solo questo a beneficio dei giornalisti italiani, che riguardando tutti i progetti in corso finanziati a livello italiano e a livello europeo sulla cosiddetta integrazione, sull'accoglienza, abbiamo recuperato nelle ultime ore, vado a memoria, circa 42 milioni di euro che abbiamo destinato alla voce rimpatri. Ecco. Bazzecole? No, un inizio? È un inizio, ma noi lo diciamo anche qui, dal 2015 è stato approvato un ordine del giorno in Consiglio regionale che chiedeva di velocizzare le pratiche per il riconoscimento. Sì, ha chiesto anche questo allora, oggi. Questa cosa qui noi lo chiediamo da anni, di aumentare il numero di commissioni e la composizione di queste commissioni, perché è logico che se invece di riconoscere una persona in qualche giorno, in qualche settimana, lo tengo qua anni, evidentemente alle spalle si forma, noi lo chiamiamo un business, ma insomma un sistema che ricava dei vantaggi a tenere qui delle persone e dall'altra parte si crea uno scompenso, perché le persone non sanno se potranno rimanere se hanno diritto o non di rimanere qui. Per cui l'unica grande priorità è velocizzare le procedure. Dopodiché, una volta che si sono velocizzate le procedure, bisogna naturalmente procedere con i rimpatri di chi non ha diritto a rimanere qui. Se posso un distinguo su questo, no? Perché ci sono gli immigrati, la crisi ha prodotto, che i primi che hanno pagato la crisi, giovani, donne e immigrati. Una parte di immigrati è tornata da sola a casa, perché sì, poteva tornare in un paese dove non c'è o conflitto o la miseria, diciamo, o la siccità che sta distruggendo una parte dell'Africa. Si parla 2050, 2 miliardi e 800 milioni di donne e uomini che premeranno verso il nord del mondo, no? Quindi dall'Africa, quindi è un problema. L'altro invece, quindi, dare la possibilità a chi qui purtroppo non c'è lavoro perché c'è crisi, vuole ritornare a casa, lì si dà, perché si parla di volontari, qua rimpatri volontari di persone che hanno deciso quindi di tornare magari a casa, perché qui le prospettive non erano quelle che magari... Però non sappiamo di quali rimpatri parlando. Ecco, siamo in presenza di un annuncio, non sappiamo... Cioè cosa intende? Io non credo che qui si parli di finanziare il rimpatrio di chi ha perso il lavoro e vuole tornare a casa. No, qui si parla probabilmente di richiedenti asilo che non hanno titolo. Di far tornare a casa i richiedenti asilo. C'è un progetto nazionale della CGIL invece su chi aveva perso il lavoro e voleva tornare nel proprio paese, proprio, chiamiamolo rimpatrio anche quello. Certo, Giro di vita sull'asilo, che era invece tema che era nato più volte qui anche a Ring con il Presidente Federica. Una circolare inviata ai prefetti e Presidente delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, Ministro Salvini chiede una velocizzazione nell'esame delle istanze e una stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il beneficio più concesso, che quest'anno è salito al 28%, e per il quale si invitano le commissioni alla necessaria rigorosità dell'esame delle vulnerabilità degne di tutela. Questo poi è un altro dato. Volevo leggervi altri dati sulle 43.000 domande
Per questo lo definisce un abuso, bisogna guardare chi sono i rifugiati veri. Sulle ultime 43.000 domande esaminate, i rifugiati sono il 7%, mentre la protezione sussidiaria raggiunge il 5%. Abbiamo la protezione umanitaria, ulteriore, che sulla carta è riservata a limitati e residuali casi di persone, dice Salvini, che pur non essendo in fuga dalla guerra hanno necessità di una tutela, ma rappresentano il 28% dei casi che poi arriva a 40 con i ricorsi, che è quella che Federica dice che bisogna togliere, no? Che dice anche Salvini, protezione umanitaria. Diciamo che secondo me bisogna allineare quelle che sono le procedure a livello europeo, perché se da una parte si riconosce in un modo e da un altro Stato si riconosce in un altro, cioè c'è solo in Italia, si crea degli scompensi e naturalmente uno che si vede rifiutato una domanda poi va nell'altro Stato, per cui deve esserci una politica unitaria rispetto all'immigrazione con un'unica procedura uguale in tutti gli stati europei e come finalmente siamo riusciti a far passare grazie al presidente Conte, pensare che quando uno viene in Italia arriva in Europa e quindi le procedure e anche il carico sul paese di arrivo deve essere sostenuto da tutta Europa e non solo da noi perché siamo qui e siamo i confini dell'Europa. Un giudizio del Salvini del primo mese? Beh, Salvini continua in maniera molto efficace a fare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni cui intende andare nella primavera del 2019. I sondaggi lo insieme dimostrano, all'Europea. Ha superato i 5 Stelle che stanno pagando pesantemente questa alleanza di governo allo stato attuale e lui sta facendo la sua campagna elettorale in maniera efficace. Per quel che riguarda i provvedimenti, cioè mi faccia capire, lei dice che nell'anno prossimo ci sono le europee ed è l'orizzonte nuovo che ha dato Salvini, che è la Lega delle Leghe, ritengo, no? Ritengo possibili elezioni politiche, ecco, diciamo, cioè l'obiettivo potrebbe essere quello di portare di nuovo il paese al voto perché ha superato il Movimento 5 Stelle. Mandare una circolare che invita delle commissioni a valutare con rigore vuol dire attenersi alle normative evidentemente, no? Perché ci sono delle normative, o le rispetti o non le rispetti. Allora mandare una circolare che invita ad attenersi con rigore alle normative vuol dire mandare una circolare a una commissione pubblica dicendogli applicate le norme. Non c'è bisogno di una circolare di Salvini per applicare le norme, perché quelle commissioni sono deputate ad applicare le norme, però è sicuramente efficace in termini di campagna elettorale e Salvini sta facendo campagna elettorale. Del resto noi abbiamo una reciproca tolleranza da questo punto di vista, no? Cioè la Lega digerisce con fastidio il decreto dignità perché la sua base elettorale e imprenditoriale del Nord, no, è preoccupata di alcuni aspetti del decreto dignità, però cede quella quota di sovranità in questo momento ai 5 Stelle. E d'altra parte evidentemente i 5 Stelle inghiottiscono cose che per molta parte della loro base non sono tanto digeribili rispetto a quella che è la linea di condotta di Salvini. È così? Quanto durerà? Lo vedremo sì, ma non è che lo dico io, cioè lo dicono tutti, lo vedono tutti. Del resto siamo partiti con un contratto di governo che promette di la flat tax, di ridurre il costo di lavoro, di introdurre il reddito di cittadinanza, di aumentare il costo delle pensioni. Cioè troppi fuochi d'artificio, diciamo, no? Non tutti in una volta sola. Allora a me hanno insegnato che le coperte alla fine hanno una loro dimensione, no? Se le tiri troppo da una parte, Camera sta sbagliando di tanto, scoprono un'altra. No, non credo che sbagli di tanto. Perché i dati sono... devono ancora inventare la coperta illimitata. No, ecco, io credo che francamente per il momento la flat coperta, esattamente, se la tirano un po' di qua, un po' di là, vediamo come va a finire. Ho paura che ne faccia le spese il paese. Flessibile, no, è un ottimo stratega politico, sicuramente. È uno che ha saputo far crescere il suo partito in una maniera incredibile e oggi sta divorando, dopo aver divorato parte di Forza Italia, eccetera, lo diciamo. Oggi sta divorando i 5 Stelle, dopodiché, ma è proprio, questo non lo dico, riguarda i sondaggi, ascolta, gli questi sta sondaggi per cui appunto la Lega avrebbe superato, diciamo, il Movimento 5 Stelle. Ma li sta grattando proprio poco alla volta il suo elettorato. Poi però vorremmo veramente valutare i suoi risultati, questo diamo il tempo a tutti di poter... Io sono dell'idea che scopa nuova scopa bene in generale, quindi diamo tempo a chi è appena arrivato di dimostrare se sono annunci o se c'è qualcosa di concreto. Chiedo scusa se posso. Abbiamo cominciato con Tito Boeri. Se il signor Tito Boeri pensasse un po' di più a come lavora l'INPS
e oggi quell'assegno di sostegno al reddito arrivasse, che non si muove e che ancora fermo a gennaio, febbraio, e la gente ha bisogno, perché noi parliamo soldi per chi torna a casa, soldi per quelli, per quell'altro, e non pensiamo alla nostra miseria interna, perché Tito Boeri si preoccupa degli immigrati. Ecco, signor Tito Boeri, la prego, si dia una mossa, faccia muovere il suo istituto e dia a chi ha bisogno di noi italiani qui residenti. O sai, una cosa sull'analisi di Cosolini, perché... Ma sicuramente... Il paese al voto di nuovo l'anno prossimo non è così. Vedremo, per il momento, sì, Salvini comunica molto bene, è anche vero che dice che lavora molto bene con i 5 Stelle, perché siamo affidabili, siamo anche competenti. Anche con Berlusconi lavora molto bene. Ma qualche difficoltà in più con il Presidente della Camera, no? Sì. Sul tema ONG, per cui io credo che questo governo sta facendo cose che i governi passati non hanno fatto, perché ribadisco, il PD, cioè il centro-sinistra ha abolito l'articolo 18, il centro-destra ha messo Equitalia, allora noi stiamo cercando di pensare al bene dei cittadini, abbiamo messo al centro solamente il bene dei cittadini e stiamo cercando di fare delle operazioni di buon senso che riguardano sia la stabilizzazione dei precari ma anche la gestione dell'immigrazione, perché se il fenomeno è arrivato a questo punto è perché chi c'era prima non l'ha gestito in maniera corretta, dal mio punto di vista, e quindi hanno poco da lamentarsi adesso che si cerca in qualche maniera di arginare un fenomeno che purtroppo è arrivato a dei livelli anche di scompenso sociale e di guerra sociale. E non sicuramente a causa nostra, ma a causa di chi ha provocato poi questa guerra tra i poveri, no? Ma la sta agitando ulteriormente Salvini? Ma allora, Salvini è molto bravo a comunicare, ha fatto anche delle affermazioni così, però sta collaborando anche con Tognelli per quanto riguarda anche far rispettare quella che è la normativa del mare. E quindi non andare a prendere naturalmente i migranti sui barconi, sulle coste della Libia, perché non bisogna fare così, e bisogna rispettare la normativa e bisogna soprattutto ricordare all'Europa che non bisogna abbandonare un paese europeo a se stesso nella gestione di questo fenomeno che deve essere preso in carico da tutta l'Europa. L'Europa che fu quella che bombardò la Libia, che stava facendo da freno ai barconi, il ministro Maroni, eccetera. Quella Europa, no? Un'Europa un po' strana, un'Europa più marce diverse. Chi ha destabilizzato la Libia? La Francia? La Francia, con i bombardamenti, col petrolio. Cioè, diciamo che questa è l'Europa, ai noi, no? Dopodiché si cerca, dopo però è colpa dell'Italia, ma è colpa di... Comunque io credo che adesso appunto ci sono queste dichiarazioni di Salvini di cui sono pieni i giornali ogni giorno. Quando si vedranno i risultati anche degli altri ministeri, di quello che stanno facendo, di quello che stanno portando a casa, credo che sicuramente anche il 5 Stelle avranno una grande visibilità. Ci ha dato, scusa, una bella notizia, ci sono anche altri ministeri. Perché io guardo i giornali, no, mi ricordo che c'era Salvini qualche volta appare Di Maio dietro. Abbiamo un ministero che ha bloccato i porti, un ministero che ha bloccato i porti dovrebbe essere un luogo di attracco e di partenza. No, ha fatto tutto Salvini, scusa, è riuscito. Ha detto a lui a Pontida, che esatto. I porti li chiude il ministro dell'interno. Sì, ma lui fa da assessore alla sanità, assessore alle infrastrutture, insomma. Diciamo che si prende uno spazio grande per quanto riguarda la comunicazione, però non c'è solo Salvini, fortunatamente, io dico. Ricordiamoci che anche c'è Giuseppe Conte, insomma, no? Poi l'abbiamo visto in conferenza stampa insieme a Di Maio. Ma il calciatore è quello della... Su questo, aspetti. Il Conte, chi era? Lena adesso. No. Allora, Morettuzzo, sul Salvini di questo primo mese, adesso questo annuncio di oggi? Io francamente sono basito dalla piega che sta prendendo il dibattito, un po' l'agenda politica, perché... Sembra che, insomma, se non c'è il tema dei richiedenti asilo, dei profughi, dei porti, non si parli di null'altro, no? E questo mi preoccupa un po', perché è vero che è un tema importante, è vero che c'è una sensibilità della popolazione alta su questo, è vero che è stato gestito male, assolutamente, ed è vero che questa mala gestione è caduta poi sulle spalle soprattutto dei territori, delle comunità, no? Di sindaci che si sono visti, no? Arrivare ospiti, persone che non sapevano dovessero arrivare e magari li hanno avvisati 2 ore prima, come è successo nel mio comune. Però, al di là di questo, la domanda che io mi faccio da cittadino, da imprenditore, da amministratore, è: ma è questo il tema numero uno? Perché sembra che ci sia un monopolio comunicativo. Guardi, su questa questione. Su, no? Questo ha risposto proprio quello che citavo poco fa, il premier Giuseppe Conte, dicendo: sì, va bene, dilaga Salvini, però attenzione che noi
intanto c'è una grande sintonia, ma noi stiamo lavorando, non è che se non ci sono annunci non stiamo lavorando. C'è un dato di fondo però evidenziato soprattutto nelle ultime ore: i parlamentari sono tutti sul territorio, a parte quelli di governo, ma perché non c'è niente in Parlamento, no? Critica che viene mossa in questo momento dal governo. 2 agosto pare che ci sia poi la sospensione, quindi in Parlamento non si discute di nulla. Ma assolutamente no, secondo me il Parlamento sta lavorando e adesso vedremo. Io credo che piuttosto che, il governo nazionale, il Parlamento sta lavorando. No, io credo che il governo nazionale non deve fare l'errore che ha fatto il governo Serracchiani, che è venuta in Friuli Venezia Giulia, ha detto faccio tutto io, rifaccio tutte le leggi, dalla riforma sanitaria alle UTI, rifaccio, voleva fare anche il piano del sociale, voleva fare tutti i piani anche della sanità, riabilitativo, oncologico, tutto quanto. Poi iniziato a fare, ha visto che non riusciva a portare a casa né la sanità né praticamente neanche le UTI perché erano tutti contro, si è fermata a metà legislatura e ha incominciato a metterci pian piano una pezza senza mai ammettere di aver sbagliato. Solo in campagna elettorale il PD ha ammesso che c'era molte cose da rivedere. Credo che noi abbiamo non bisogno di tante leggi, ma bisogno di buone leggi. Abbiamo bisogno di leggi che risolvano i problemi dei cittadini, lo ribadisco, non che rendono più burocratico il lavoro degli imprenditori o che appesantiscono le incombenze per i cittadini nel pagare le tasse e fare altre cose. Per cui serve semplificazione e serve soprattutto mettere il focus su quelli che sono i problemi e naturalmente si sono appena insediati da un paio di mesi, c'è bisogno di un periodo per insediarsi e per ascoltare naturalmente prima di legiferare. Forse questo è stato l'errore più grande che è stato fatto nella scorsa legislatura, io spero che Fedriga non lo faccia, che si è ascoltato troppo poco e anche quando le rare volte che si è ascoltato poi si è fatto di testa propria. Scusa, la cosa inquietante sia il fatto che comunque si parla più alla pancia delle persone che alla testa, no? in questo periodo. Mi sembra che anche sentendo insomma quanto ha detto il presidente Fedriga a Pontida, su 10 minuti di intervento 7 sono centrati sul gay pride e sui richiedenti asilo, no? Da uno che si è insediato presidente da più di un mese, insomma mi aspettavo qualcosa di più, perché se i temi sono solo quelli allora vuol dire che cavalchiamo, no, delle questioni che hanno a che fare con la pancia. Ed è, questa cosa diventa un'arma di distrazione di massa, come ha detto qualcuno, no? Perché puntiamo il dito e non la luna. Sì, ma qualcuno ha fatto dei sondaggi, soprattutto tra i giovani, che guardano diversamente anche sul fenomeno dell'immigrazione, poi quella regolare o quella irregolare è un altro aspetto, però la cosa principale è il lavoro. E quindi qui quello che manca nel decreto, dal nostro punto di vista, come relazioni sindacali, è una strategia per quanto riguarda gli investimenti che creino occupazione, ovviamente occupazione è quella buona, e questo discorso ci vuole tempo, ma deve partire anche dal pubblico, dallo Stato, perché in alcuni paesi, io ricordo l'esempio di Obama, ha investito, quindi loro hanno stampato anche moneta all'epoca, ma hanno fatto degli investimenti sulle infrastrutture, quindi si sono ammodernizzati, hanno investito molto nel verde, quindi nel green, nella green economy, roba che dovremmo fare anche noi, perché quello è un segmento che dà qualità, ma anche da un futuro diverso per quanto riguarda il rispetto ambientale, per quanto riguarda la nuova generazione, altrimenti lasceremo la Ferriera un esempio, insomma, ecco, qui da noi, per non parlare. Certo. Volevo aggiungere, ma un flash davvero, perché devo chiudere questa parte. Flash, io credo, ecco, che questo compito, sono d'accordo, spetti alle regioni, spetti ai territori. E in questo senso auspico, insomma, che in questa legislatura di in Friuli Venezia Giulia si rivendichi quella dignità di essere quelli che sono in grado di sviluppare un modello di territorio che è in grado di fare gli investimenti, avere le risorse per farlo e farlo nel modo migliore, senza sprechi e allora, senza burocrazia. Grazie a voi che siete stati con noi fino ad adesso, ci fermiamo un minuto, poi è arrivata l'assessore che segue le politiche scolastiche per il Comune di Trieste, Angela Brandi, nella giornata insomma di grande tensione con la manifestazione dei sindacati, ma con la soluzione, insomma, adesso cercheremo di capirlo da lei, perché comunque c'è stata anche questa irruzione di un piccolo gruppo di più agguerriti che è entrato in comune mentre c'era la conferenza stampa, credo, certo. No? Noi avevamo documentato tutto. Che annunciava posti di lavoro nuovi, 60 posti di lavoro. Va bene, nuovi. Ne parliamo tra un minuto con Angela Brandi, a tra poco. Nervi tesi all'ingresso posteriore del comune di Trieste in largo Granatieri.
Uno sparuto gruppo di manifestanti del comparto educazione, guidato unicamente dai rappresentanti dell'USB, fa irruzione negli uffici comunali senza alcun riguardo per le indicazioni del portiere e vola pure qualche parola di troppo nei confronti dell'incolpevole addetto di Palazzo Cheba e, nonostante le comunicazioni degli assessori Brandi e Lobianco, pronti ad una campagna complessiva di 80 fra assunzioni e stabilizzazioni nell'area educativa. Sotto l'ombrello delle bandiere rosse dell'USB, i manifestanti salgono al primo piano, contravvenendo alla correttezza della manifestazione in corso in Piazza Unità. Poi entrano in sala giunta, dove è in corso la conferenza stampa dell'assessore comunale all'educazione Brandi, l'assessore al personale Lobianco e il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Piero Camber. Penso che siamo quelli del presidio che avevano. Il manipolo di manifestanti vuole entrare in blocco in sala, immediata la replica dei tre che sospendono la seduta per spostarsi in salotto azzurro al fine di comunicare la campagna di assunzioni. Allora, torniamo in diretta a scuola, la battaglia dei precari. Buonasera, ben trovata Angela Brandi. Buonasera. Assessore a lei. Scuola, ricerca, università, sì. Politiche per il comune di Trieste. Dunque, ci racconta cosa è successo, qual è la notizia buona? La notizia buona è che c'è stato un sacco di, come dire, di proteste, di confusione da parte dei sindacati a fronte di una nostra forte iniziativa, che è quella dell'assunzione e di stabilizzazione di oltre 90 persone. Quindi è una cosa incomprensibile, ma probabilmente saranno stati presi in contropiede e quindi si sono trovati il problema era che spiazzati. Non erano stati coinvolti però forse in questa trattativa? Non siamo noi che dobbiamo coinvolgerli, onestamente. Abbiamo visto quali erano le scoperture, abbiamo visto quelle che erano le necessità per poter far funzionare dignitosamente, anzi bene, le scuole dell'infanzia, gli asili nido, i ricreatori, tutti i servizi educativi. C'erano delle scoperture che in questi anni non erano state coperte come posti di lavoro e abbiamo deciso di farlo proprio per poter assicurare con tranquillità l'avvio dell'anno scolastico. Mi faccio capire, ma è un'iniziativa della Giunta o è conseguenza di quella nottata in Consiglio Comunale con l'intervento del Movimento 5 Stelle appoggiato da Fratelli d'Italia che vi ha rotto le uova nel paniere? No, è un'iniziativa sulla quale stavamo già lavorando, perché è subentrata una sentenza del Tribunale che ha condannato il Comune di Trieste a fronte di un ricorso, perché ci sono dei lavoratori che hanno lavorato per più di 36 mesi, anche non continuativi, e quindi hanno fatto ricorso. Noi siamo stati condannati non all'assunzione, perché l'amministrazione pubblica non può assumere i lavoratori oltre 36 mesi, ma siamo stati condannati a risarcire il danno. A fronte di questo la sentenza parla chiaramente: non è più possibile avvalersi di lavoratori a tempo determinato che abbiano lavorato per più di 36 mesi, cosa che si faceva usualmente, viste le scoperture, no? Quindi si faceva ricorso ai tempi determinati, alle supplenze per gli educatori e per gli insegnanti e all'ufficio del lavoro per quanto riguarda la giuliarietà. Ecco, queste persone non potrebbero più lavorare presso l'amministrazione, quindi noi ci trovavamo con un buco, cioè scoperti senza poter iniziare regolarmente l'anno scolastico. Ma cosa vuol dire? Che quindi le persone che verranno assunte non sono quelle che hanno lavorato fino ad adesso? Allora, verranno assunte le persone stabilizzate, le persone che hanno lavorato fino adesso e che hanno più di 36 mesi, quindi con tutti i titoli. Quindi i cosiddetti precari verranno stabilizzati, cioè tutti quelli che hanno lavorato presso di noi per più di 36 mesi e che rientrino nei posti vacanti. Dopodiché, oltre a questo, si tratta di circa una cinquantina di persone per quanto riguarda gli educatori e gli insegnanti e di 8 persone per quanto riguarda gli ausiliari, dopo queste ci saranno anche delle assunzioni per arrivare appunto a coprire i posti vacanti. Queste assunzioni verranno fatte, come avviene in tutti gli enti pubblici, con un concorso pubblico. Quindi il totale è 90? Sono circa 80 per quanto riguarda gli educatori e gli insegnanti e 8 per quanto riguarda gli ausiliari, quindi siamo circa 90.
Ok, quindi qua le dicono assumere, chi è requisiti? In sto numero da dove salta fuori? Non so, io prendo l'SMS. I numeri sono i conteggi del personale per quanto riguarda i posti vacanti nell'organico comunale. Quanti altri precari ci sono? O ci sarebbero? Che no, eventualmente... per quanto riguarda gli ausiliari, 8 sono quelli che hanno i titoli, cioè che hanno fatto più di 36 mesi e che quindi possono essere assunti. Per quanto riguarda invece gli insegnanti e gli educatori, sono addirittura in numero inferiore, tanto che per riuscire a coprire i posti vacanti dobbiamo fare ricorso ad un concorso. Però questa è una buona notizia, nel senso che non solo stabilizziamo i precari e quindi diamo una risposta a chi ha lavorato da tanti anni senza avere la sicurezza. Ma c'è un concorso, le dice. E in più c'è anche un concorso che immette delle nuove professionalità e dà lavoro. Quindi speriamo che concorrano soprattutto i giovani. Eccolo qua, guardi assessore, volevo sapere dall'assessore cosa succederà ai 20 ausiliari di categoria A e B con più di 36 mesi di servizio che non rientrano negli 8 posti a disposizione. Tra l'altro notizia, ringrazio, mi hanno chiamato durante la pubblicità Rossana Giacaz, che ringrazio dicendomi che poi questa sera il sindaco di Piazza è andato al presidio annunciando un incontro per lunedì dopo per la giunta. Per questa persona, certamente. Allora, diciamo, chi sono, subito, cosa succede loro? Allora diciamo che gli A e B sono esistiti fino a poco tempo fa, dopodiché è stato fatto un concorso interno per cui questi A sono tutti, superando un concorso, quindi mettendosi in gioco, sono diventati B, hanno avuto una progressione di carriera onestamente, no? E quindi adesso la figura degli A non esiste più. Questo è il problema, la figura degli A non esiste più, quindi noi non possiamo più assumere A, perché non esistono più gli A in organico, no? Quindi questo, cioè, in realtà cosa vuol dire? A voi servirebbero A? Giusto, no, per capire, a noi non servirebbero più A, nel senso che sono diventati tutti B, è stata cancellata la funzione A, quindi sono diventati tutti B. Gli A purtroppo non rientrano più nell'organico, come posti vacanti, nell'organico, nella pianta organica del Comune di Trieste. Quindi quei 20, per quei 20 non c'è... possibilità, giusto? Non c'è possibilità, ma non perché non lo vogliamo noi, perché non è previsto né dalle norme e né dalla pianta organica. Noi abbiamo, c'è da dire, che noi non abbiamo scelto a caso il numero di 80 più 8, cioè sono esattamente i posti che sono vacanti nella pianta organica e noi li riempiamo tutti. Quindi, cioè, è da molti anni che questo non succede. Quanto tempo è? Che non succede? Sono parecchi anni, ripeto, tanto è vero che c'erano queste persone che andavano avanti di anno in anno a essere assunte a tempo determinato e quindi a fare precariato. Cosa succederà a quelli categoria B come me, che ne ha 34, credo, di mensilità, giusto? A 48 anni resto a casa? Non si è capito. Noi non possiamo per legge assumere chi ha più di 36 mesi, assumere nel senso a tempo determinato, più di 36 mesi di lavoro. E non possiamo assumerli a tempo indeterminato perché la nostra pianta organica non lo consente. La esauriremo con queste assunzioni. Non so se sono stata chiara. Sì, no, è molto complicato per me perché non capendo la materia, poi vedo che tanti sono attentissimi da casa, però questa signora dice è categoria B ed ha 34 mesi. Ho capito, gli mancano 2 mesi per superare i 36. Quindi potrebbe al massimo fare 2 mesi per capirci e poi non può più. Ecco, sì. Certo. Allora, Toglio, ci fai vedere anche i sindacati? Ma non è una scelta, questo vorrei che fosse chiaro. Avete eliminato chiaro. Una categoria, diciamola bene. No, dice perché la legge dice che... No, non abbiamo eliminato noi, hanno tutti regolarmente scelto di fare questo concorso perché è una progressione di carriera e quindi da A sono passati a B. Si tratta di 52 persone che prima erano A e sono diventate B. Chiaro, vediamo i sindacati poi in piazza che in realtà oggi per questo presidio è diventato di protesta, definiamolo così, è diventato a commento della notizia invece delle assunzioni. Vediamo. Sì. Poi diciamo che è una soluzione buona e siamo contenti perché eravamo preoccupati
che l'imminente inizio, perché mancano meno di 50 giorni all'inizio dell'anno scolastico, potesse creare dei problemi dal punto di vista organizzativo. Vorremmo delle relazioni sindacali serie, non dei colpi di scena fatti sui giornali, perché noi non firmiamo sul giornale, ma firmiamo accordi. Noi non abbiamo assolutamente la fiducia di questa soluzione, perché pochi giorni fa la delegazione trattante ci ha detto che a legge invariata loro non possono stabilizzare assolutamente. Mi risulta che la legge non sia cambiata e quindi questa potrebbe essere una boutade politica. Prendiamo atto con favore che ci sia stata finalmente un'apertura da parte della Giunta, significa che siamo riusciti a far cambiare loro idea, ora attendiamo un confronto con l'amministrazione, attendiamo di vedere la documentazione. Un primo passo avanti il Comune stesso l'ha fatto annunciando le assunzioni degli istruttori, degli educatori e degli insegnanti, buona cosa, ma vogliamo progredire con la trattativa su un tavolo specifico per mantenere internalizzati anche tutti i servizi di supporto e quindi anche i quadri A e B, le bambinaie. Noi chiederemo sicuramente che venga ufficializzata allora con un accordo, perché gli accordi non si fanno sulla stampa ma si fanno con i sindacati. Io qui una mozione che è stata votata all'unanimità in cui non si chiedeva al sindaco di non esternalizzare nessun servizio. A oggi invece esternalizziamo il servizio di ausiliarie, di 6 nidi e 2 scuole materne. Si inizierà l'anno scolastico senza dover fare battaglie che creano disagio anche alle famiglie e ai genitori. Per noi resta il presupposto della gestione diretta, di nessuna esternalizzazione dei servizi educativi e di un piano pluriennale di stabilizzazioni. Per noi ogni tipo di esternalizzazione non va fatta, perché comporta di fatto un risparmio per il Comune sulle spalle dei lavoratori, perché i lavoratori esternalizzati percepiscono sicuramente retribuzioni inferiori. Cosa parliamo di cifre, ho sentito parlare di cifre, parliamo di cifre. Allora, facciamo un quadro generale. Dunque, il Comune gestisce 29 scuole dell'infanzia, 18 asili nido, 12 ricreatori con 13 SIS. Quindi utilizza normalmente, cioè ha alle proprie dipendenze, personale per 234 per quanto riguarda gli insegnanti delle scuole dell'infanzia, 204 per quanto riguarda le educatrici degli asili nido e circa 140 per quanto riguarda i ricreatori. Tutto questo personale, che si aggira sulle 600 persone, costa produttivamente, perché fanno un lavoro egregio e noi siamo orgogliosi dei nostri servizi educativi che sono all'avanguardia in Italia. Siamo tra l'altro tra gli unici, tra i pochi comuni a gestire autonomamente le scuole dell'infanzia, che altrove sono statali e da noi sono comunali. I ricreatori poi non ce li ha nessuno, ce li abbiamo solo noi. Comunque tutto questo costa all'amministrazione comunale circa 18 milioni e mezzo di euro. Ogni anno? Sì, ogni anno. A cui aggiungeremo adesso con le assunzioni e con le stabilizzazioni, ulteriori 3 milioni di euro, per arrivare a una cifra che si aggira quasi sui 22 milioni di euro. Ma non è finita. Perché? Perché a fronte di, si è verificato nel corso di questi ultimi anni moltissime volte, delle assenze che sono dovute a malattie, a permessi di qualsiasi tipo, eccetera, eccetera, ecco, noi dobbiamo ricorrere obiettivamente e necessariamente a supplenti, perché non è come in un qualsiasi altro ufficio pubblico dove il dipendente si ammala, sta a casa, le carte rimangono, le carte rimangono lì fino a che non torna, eccetera. No, perché se noi lasciassimo senza presidio una sezione, una scuola dell'infanzia, un asilo nido, eccetera, dovremmo chiuderla, perché esiste un rapporto numerico educatore-bambino che non ci consente di non fare le sostituzioni. Sapete quanto è stato speso per le sostituzioni nel corso di questi primi 5 mesi dell'anno? 2 milioni e mezzo di euro.
2,5 milioni di euro. Che quindi si aggiungono ai 18,5 di solito che costano. Che nel corso di tutto l'anno diventano oltre 5 milioni di euro. Con un incremento in questi 5 mesi rispetto all'anno scorso del 37% della spesa. E questo perché? Perché appunto dobbiamo continuamente sostituire. Assumiamo a tempo determinato per quanto riguarda gli educatori e gli insegnanti e dall'ufficio del lavoro per quanto riguarda gli ausiliari. A questo punto quelli che vengono assunti a loro volta anche possono stare assenti per malattia e noi dobbiamo sostituire i sostituti. È chiaro. Ecco. Allora speriamo che non si ammalino i nuovi assunti. Allora, no, anche quindi, perché se si ammalano i nuovi assunti saremo in un grossissimo perché problema. Perché bisogna spendere poi appunto. No, perché nell'unico calderone esiste la spesa per le stabilizzazioni e la spesa per le supplenze, per cui noi non possiamo prendere da una parte per le stabilizzazioni e dall'altra per le supplenze. Se prendiamo dall'unico calderone, quello che prendiamo va a scapito delle supplenze. Ma a questo tenteremo di rimediare con una norma regionale. Abbiamo un incontro con l'assessore competente e vedremo di sbloccare anche questa situazione. Ho visto tantissimi sms, c'era quest'altro che tanti ricordavano, quindi viene esternalizzato. Allora, non si chiama. Orgogliosi dei lavoratori che lascerete a casa, complimenti. Benissimo, cioè qua facciamo quasi 100 assunzioni e parliamo di chi viene lasciato a casa non per demerito dell'amministrazione o per colpa dell'amministrazione, cioè, ma per colpa della legge. Quei sei esili nido che diceva anche. No, quei sei esili nido avranno un piccolo, non esternalizzazione, perché esternalizzare significa prendere un servizio e darlo via, non occuparsene. Dicono una cooperativa, più. Dicono, no? Allora faremo un piccolo appalto, come è già stato fatto l'anno scorso per due scuole dell'infanzia. Faremo un piccolo appalto che riguarderà sei asili nido. Quindi un appalto naturalmente molto controllato, ecco, con delle previsioni specifiche, con degli elementi di qualità, nel senso che intanto varrà molto di più il progetto qualitativo a cui su 100 punti ne vengono dati 85, mentre sul fattore economico ce ne sono solo 15. Un ulteriore elemento di qualità consiste nella continuità, nel senso che la ditta si impegna a prendere gli educatori e di assegnarli ognuno in una stessa sede. Quindi non è che faranno il giro là dove è necessario, ma staranno sempre nella stessa sede a cui sono assegnati ab inizio, in modo che in più la ditta si incaricherà, qualora il personale si ammalasse o avesse di sostituirlo autonomamente. Questo è un grosso vantaggio, perché cosa succedeva tra l'altro molto spesso? Siccome per quanto riguarda ad esempio le maestre o le educatrici si ricorreva alle chiamate dalle graduatorie per assunzioni a tempo, e queste graduatorie erano molto vecchie, sono state prorogate dalla regione di anno in anno fino ad arrivare alla fine di quest'anno, quindi continuamente venivano prorogate, erano graduatorie ormai vetuste, per cui si continuava a telefonare, gli uffici telefonavano per cercare personale da sostituire e non lo trovavano, perché o avevano trovato lavoro o erano andati nello Stato o stavano lavorando già da un'altra parte. Quindi, per farle un esempio, ieri mi hanno comunicato gli uffici che per trovare un educatore che andasse a fare una sostituzione in un ricreatorio hanno dovuto fare 57 telefonate. Pensate. Quindi noi anche avvieremo delle nuove graduatorie subito. Questa adesso, è una notizia. Per pescare per le supplenze. Allora, grazie all'assessore Angela Brandi. Ho visto molte domande, ma qui avevamo già risposto. Quindi, se avete piacere, domani dopo il telegiornale di pranzo c'è la replica di Ringa, altrimenti trovate il file su YouTube. Grazie assessore, buon lavoro. Grazie a voi per averci seguito. Domani ci rivediamo alle 21 con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e poi il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Grazie, buonanotte da Ringa.